DB Radio, la web social radio di Direzione Brand. Direzione Brand, la tua social agency, realizzazione di siti web, creazione e gestione dei social network. Contattaci attraverso il sito e i nostri social di riferimento, chiamalo 0961 73 0892 o il 366 2120 092. Direzione Brand, la tua social agency di riferimento. Organizziamo eventi trasmessi live in diretta sulle piattaforme social. Contattaci via mail a info@direzionebrand.it. Direzione Brand, agenzia specializzata nella consulenza di marketing, web marketing e comunicazione per le aziende. Scegli Direzione Brand. DB Radio, your social radio. Can you hear my voice?
Radio, your social radio. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti dagli studi di DB Radio per questa puntata di Net Club, l'ultima puntata del 2019. Matteo Piritano e Francesco Panza. Un saluto a Ferdinando Capicotto in redazione, tra poco con noi qui in diretta. Un saluto anche ad Arco, come sempre in cabina di comando. Lo vedete in sovraimpressione, lì bello in alto sulla destra, il numero di telefono al quale insomma potete scrivere, interagire con noi, il 353 30 73 938. Siamo in diretta sulla pagina Facebook di DB Radio, your social radio, e contemporaneamente sulla pagina di uscatanzaro.net. È da ieri che arrivano messaggi in vista di questa puntata, quindi saluto Francesco che ci sta scrivendo già. Sì, al numero è uno dei più attivi e lo ringraziamo e lo salutiamo per questo. Salutiamo tutti voi, stiamo crescendo in diretta sempre di più per questa puntata che doveva essere, no, di vigilia del match del Catanzaro a Teramo. Per fortuna, diciamo così, non si gioca quest'ultima giornata, evitiamo un'altra agonia, ma chiudiamo l'anno insomma con un bilancio che faremo grazie soprattutto ai numeri forniti dal nostro Ferdinando Capicotto e dal lavoro fatto come sempre egregio da parte di Cosimo Simonetta. Ciccio. Sì, veramente tanta carne al fuoco, perché faremo il punto su questo 2019 a tinte giallorosse. Cercheremo di capire, attraverso l'ausilio dei numeri e poi anche con un graditissimo ospite che è già intervenuto e che interverrà anche oggi un'altra volta, Francesco Ceniti, lo abbiamo annunciato prima all'interno del post di questa diretta. Insomma, ci sarà da parlare e da analizzare, con di fatto la gara di Coppa Italia contro il Catania che ha chiuso direi degnamente questo 2019 in chiaroscuro, la seconda parte sicuramente da dimenticare. Allora, direi che siamo pronti per questa puntata. Sigla. Eccoli qua, più che altro i fischi, i saluti del pubblico giustificati ovviamente in mezzo alla nebbia, per pochi intimi in questa gara di Coppa Italia che era l'obiettivo, no? Almeno dichiarato in vista insomma anche per cercare di chiudere al meglio quest'anno, non è ovviamente riuscito, e questo è stato appunto il saluto, insomma, diciamo così, dei tifosi fischi raccolti dal nostro Cosimo Simonetta. Lo abbiamo ripetuto più volte che la parola chiave di questo 2019 è indifferenza, e di sicuro l'indifferenza, quantomeno per un secondo, è stata messa da parte proprio sul finale di Catanzaro-Catania. Il risultato, la sconfitta contro la squadra etnea, squadra che di fatto era arrivata il giorno stesso, che non aveva riposato, che ha giocato in una situazione che tutti conosciamo e che abbiamo fra l'altro analizzato in una delle tante puntate di Net Club. Insomma, questo ha
amplificato ancora di più la sconfitta e ha dato senso da questo punto di vista anche con il trend negativo di questo Catanzaro, che transitando da Auteri a Grassadoni, insomma, ha preso una piega negativa, e adesso quando andremo poi a leggere anche i numeri sarà ancora più chiara la dimensione di questa metamorfosi. Sì, perché effettivamente in questo inizio di stagione, in questo inizio di, anche per noi di DB Radio, di avventura con voi, siamo arrivati a 40 puntate di Net Club, quindi direi che con quella di oggi siamo a 40. Abbiamo cercato in tutti i modi, no, possibili e immaginabili, di seguire la squadra, di anche ovviamente grazie a voi, con voi, commentare l'andamento di questa stagione. Avremmo voluto anche farlo, soprattutto in questi mesi difficili, con i protagonisti, con i tesserati del Catanzaro, ma insomma anche questo è un dato di questo 2019, insomma accompagnato da quasi 3-4 mesi, mettiamola così, di silenzio stampa, soprattutto in questi mesi in cui sta parlando, di fatto a parlare è stato solo l'allenatore. Questo ha alimentato i dubbi, ha alimentato il chiacchiericcio, no? E non ha ovviamente portato poi a distendere gli animi e soprattutto a rispondere ai tanti quesiti che si pongono i tifosi e che i tifosi pongono di riflesso a noi, che possiamo, diciamo, poi ovviamente rispondere in base a quelle che sono le nostre informazioni, quello che è, insomma, abbiamo l'esperienza accumulata, no, direi in questi anni, e in questo terzo anno di Noto stiamo raccogliendo, direi, no, un po' i frutti di quello che è accaduto fin qui. Francesco, la sensazione è che questo 2019 porti con sé anche tempo di bilanci, no? Non è soltanto il bilancio dell'anno, quando finisce un anno lo si fa sempre, l'impressione che c'è adesso, la sensazione che sia in realtà un bilancio dei tre anni di gestione Noto, che insomma questo doveva essere un po' anche l'anno della consacrazione, del compimento di un progetto tecnico che era iniziato l'anno scorso, anche rivedendo un po' intrecciando le dichiarazioni di questo anno. Vediamo come veramente ci sia una grande incoerenza fra quello che è stato dichiarato e quello che poi materialmente è stato realizzato. Tu, caro Matteo, poco fa ricordavi, no, insomma, il silenzio stampa prolungato, che fra l'altro ha portato molto molto bene ai colori giallorossi, e questo silenzio stampa aumenta un po', no, i dubbi, il chiacchiericcio. E a proposito, la notizia delle ultime 24 ore, il dubbio delle ultime che si è insinuato nelle teste dei tifosi giallorossi è di questo possibile, mettiamolo così, riavvicinamento fra la società e Auteri. Arrivano infatti le prime domande proprio al riguardo. Francesco ad esempio chiede: la società ancora in silenzio stampa, ma Auteri ritorna, sì o no? E ancora Giuseppe: leggo di un ravvicinamento tra presidente e l'ex mister Auteri, avete notizie? Insomma, il tema lo avevi anticipato tu, in realtà di notizie dai diretti interessati non ce ne sono, per ovvie ragioni, un po' perché insomma sono ore particolari e anche perché i diretti interessati ormai non parlano. No, dei diretti interessati si sono, come dire, autoinibiti, dopo che erano stati inibiti da soli, hanno deciso di, diciamo, di proseguire, prolungare il silenzio stampa. Il ritorno di Auteri dovrebbe coincidere con che cosa eventualmente? Perché bisogna anche porsi questo interrogativo. Lo dico ora, proprio a scanso di equivoci. Abbiamo la sensazione che questa stagione non la concluderà Grassadonia, proprio perché è una stagione di transizione. Sarebbe clamoroso se dopo un rinnovo contrattuale ufficializzato poche settimane fa nei confronti appunto di chi continua a non parlare, vale a dire il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice, sarebbe veramente clamoroso a questo punto un ritorno di Auteri con la conferma di Lo Giudice o l'allontanamento di Lo Giudice dopo che è stato rinnovato il contratto. E poi, dopo quello che è accaduto, si possono ricucire tutti questi strappi in così poco tempo tra appunto il tecnico Gaetano Auteri, che lo ricordiamo ancora sotto contratto ovviamente, sì, con il Catanzaro, e appunto chi lo ha mandato via, vale a dire la proprietà e tutto l'entourage che gli sta attorno. Mettiamola così, Matteo, il caso ha voluto che il campionato finisse 7 giorni prima, che secondo me nella situazione nella quale si è infilato il Catanzaro sono oro colato, sono 7 giorni in più per
capire cosa fare, non tanto a gennaio, non tanto in sede di mercato di riparazione, ma cosa farne del Catanzaro. Si sono intrecciate una serie di situazioni veramente difficili e la sensazione rispetto al passato è che il presidente, in questo caso la proprietà, debba fare la proprietà, debba prendere una decisione chiara, fare una scelta. Ci sono tanti modi di fare calcio, l'abbiamo sempre detto, nessuno ha mai chiesto né fra i tifosi né fra i giornalisti un impegno economico maggiore del dovuto a questa proprietà, ma la chiarezza è anche una precisa indicazione di quello che è la via da seguire, no, per fare del Catanzaro una società modello. Del resto qualche anno fa, in proprio di questi periodi se non vado errato, un collega, Nico De Luca, intervistava Noto, il quale, commentando la situazione del Catanzaro all'epoca in mano a Cosentino, diceva che il Catanzaro ha bisogno di una proprietà che porti managerialità, che porti organizzazione, che insomma che proietti il Catanzaro nel calcio moderno. Bene, lo possiamo dire, dopo 2 anni e mezzo questo ancora non è accaduto, quindi è chiaro che le scelte da un punto di vista societario, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista dell'idea di cosa debba essere il Catanzaro all'interno del mondo calcio e anche del panorama calcistico calabrese, perché insomma cominciamo a vedere delle compagini che si stanno muovendo, e anche bene in Calabria, molto molto bene. Insomma, in questo contesto il Catanzaro cosa fa? Fa da spettatore? Domanda. Risposte che speriamo di avere, non dico in diretta, ma quanto prima, come diceva giustamente Francesco, da chi poi ha in mano questo giocattolo, vale a dire il Catanzaro Calcio, con tutto ciò che insomma trasporta poi questo club, la sua storia, i suoi tifosi sparpagliati per il mondo, e noi ne siamo, no, se vogliamo, testimoni di tutto ciò. E appunto, al di là poi dei risultati sportivi, al di là di quello che si può ottenere in campo, bisogna lasciare un segno, un tangibile anche del lavoro che si è fatto in questi anni, facendo crescere il settore giovanile, creando delle strutture, creando una rete di comunicazione importante. C'è chi in poco tempo ci riesce e porta poi avanti questo credo, l'ha fatto in passato. Prima parlavamo anche con Ferdinando, prima che iniziasse la trasmissione, di quello che è stato fatto in altre piazze, in altre realtà che fino a pochi anni fa giocavano, competevano proprio contro di noi. Pensiamo al Frosinone, al lavoro fatto da Stirpe, no? E dalla sua società in una piccola realtà del Frosinate, appunto del Lazio, che è arrivata in Serie A, che adesso sta in B, ma ha creato attorno campi, strutture, possibilità per una realtà, per i suoi giovani, di potersi approcciare, fidelizzare subito e crescere con la cultura del club. Però insomma, diciamo anche che in questa puntata vogliamo riassumere, proveremo quantomeno a farlo, quello che è accaduto in questo 2019, e poi a supporto di questo ci saranno appunto dichiarazioni, risultati, statistiche che ci verranno a supporto. Vado avanti con una battuta. Pensavo a qualcosa da scrivere, no, su questo 2019, allora mi era venuto in mente di scrivere qualcosa come se avessi di fronte il presidente Noto, no? E se dovessi dirgli quello che da tifoso penso, io gli direi: caro presidente, ma lei pensa che un domani la ricorderanno per i 3x2 al supermercato, oppure la ricorderanno per qualcosa che ha lasciato a questa città, al di là poi del suo lavoro da imprenditore, no? E il calcio è sempre un volano per quello che sono delle realtà piccole come la nostra. Hanno rappresentato nel passato un momento di riscatto, parliamo degli anni 70, degli anni 80, quando il Catanzaro, no? Il racconto di quel Catanzaro cos'era? Era una speranza schierata su un prato verde. Ora i tempi sono cambiati, non voglio metterci così tanta poesia nel calcio di oggi, di sicuro però intere generazioni hanno atteso una presidenza Noto, e credo che non ci sia nulla di peggio, insomma, di constatare col passare del tempo che magari era soltanto un'illusione. Credo che le riflessioni di questi giorni potrebbero essere queste, mi auguro che siano queste, perché il calcio non è soltanto bilanci, non è soltanto conti a posto, ma è anche emozione, passione, storie da raccontare. Vedevo anche proprio in queste ore, no, lo sponsor del Catanzaro, la Guglielmo, che cercava idee per poter
fare delle nuove linee di prodotti, e la prima cosa che mi è venuta in mente di dire è: ma fatela sui tifosi. Chi più dei tifosi rappresenta il Catanzaro? Vi abbiamo dato anche un assist, diciamo, di marketing, qualche spunto. Ci state scrivendo in tantissimi in questa puntata in diretta qui di Net Club dagli studi di DB Radio sulla pagina Facebook di DB Radio. Ci prendiamo un minuto e torniamo con voi. Net Club è solo su DB Radio. DB Radio, your social radio. Radio. Eccoci qua nuovamente in diretta con voi dagli studi di DB Radio per questa puntata di Net Club, 40esima puntata da quando è iniziata questa avventura, e ancora altrettante, forse qualcuna in più ne mancano alla fine di questa stagione calcistica. Noi oggi proveremo a fare il punto su questo 2019 come anno solare. Lo faremo, Francesco? Lo faremo con un graditissimo ospite, lo abbiamo annunciato prima e lo abbiamo con noi in diretta, Francesco Ceniti della Gazzetta dello Sport, e nonché insomma direttore responsabile anche di uscatanzaro.net. Benvenuto, Francesco. Ciao. Grazie per l'invito. Grazie a te, come sempre, per la disponibilità. Allora, Francesco, questa è una puntata nella quale stiamo cercando di fare il punto sul 2019 del Catanzaro, un 2019 in chiaro scuro. Ci eravamo lasciati con i playoff persi, ennesimi playoff persi, ma con la sensazione che quest'anno potesse essere una stagione diversa, quella della consacrazione del progetto iniziato l'anno scorso, e invece è finito tutto a rotoli. Con te avevamo commentato l'esonero di Auteri, l'inizio dell'era Grassadonia, diciamo che non sta andando benissimo. No, diciamo che siamo a un déjà vu. Ogni anno noi speriamo che sia l'anno buono, non so se è una maledizione, un tabù, chiamiamolo come vogliamo,
però è incredibile come da ogni parte si riesca a fare un progetto, a fare un salto, chi più chi meno, e noi siamo qui, che, a parte la parentesi del 2004, non si riesce mai a fare una programmazione più su un campionato, si era sempre detto che serviva una società forte, che aveva le basi solide, che senza questo non si andava da nessuna parte, una società forte in arrivata, ma evidentemente nemmeno questo è servito a spezzare questo tabù. Bisogna però recitare il mea culpa, perché chiaramente ci sono stati numerosi errori fatti, sia in sede di costruzione della squadra, sia in sede di scelte, errori un po' che possono essere ascritti a più parti, sia alla presidenza, sia a Nord, sia a chi poi ha fatto la campagna acquisti, io direi un po' tutti, non c'è un innocente, qualcuno da assolvere da questa situazione, certo, a parte i tifosi che continuano ad andare allo stadio, e chiaramente di meno rispetto a quello che era stato l'inizio di campionato, ma questo è normale quando poi le cose non vanno bene, poi parliamo qua di più di 20 anni, purtroppo di cattivi risultati. Nonostante questo, lo zoccolo duro c'è sempre. Io mi preoccupo per le nuove generazioni, perché chiaramente le nuove generazioni, con una squadra che non riesce a uscire da questa maledetta Serie C, guardano ad altre squadre ed è difficile fare appassionare il Catanzaro, e invece quello che dobbiamo cercare di fare deve anche capire chi ha la società, che solo portando la squadra almeno in Serie B si può parlare di futuro, perché altrimenti qua ci si vivacchia. Come sapete, ci sono anche proposte di cambiare la Lega Pro, farla diventare una sorta di Serie D, quasi, cioè di semiprofessionismo. Credo che Catanzaro non meriti questo, non tanto per la storia e la tradizione che ha la società, la squadra, la città, ma proprio per la passione che ha accompagnato le sorti del Catanzaro tutto questo tempo. E diciamocelo anche francamente, questo va detto, cioè Catanzaro, per quel poco che è conosciuta fuori, non è certo per il Ponte Morandi o i Tre Colli o il mare, perché c'è stata una squadra dai colori giallorossi che per tanti anni è stata la bandiera prima della regione e poi della città, e francamente bisognerebbe riportarla in alto, perché il calcio adesso, a differenza degli anni 70, è anche e soprattutto business per tutti, per commercianti, attività, per una serie di cose, e non riuscire ad agganciarsi a questo treno è veramente incredibile, quando poi si ha una società che invece ha saputo fare tanto in altri settori, che invece ha commesso delle leggerezze incredibili, poi ne parliamo. Certo, beh, queste, sì. E queste poi hanno portato a questa situazione, perché si può essere auteriani o non auteriani, però che qualcosa non andasse si era capito l'anno scorso e bisognava risolverlo. Invece si è rimasti con l'equivoco, che ha portato una squadra costruita malissimo, una squadra in numero mostro, una squadra che una rosa così ampia ce l'hanno in Serie A chi deve fare la Champions League, e poi i giocatori non si capisce nemmeno perché sono stati presi e si sono sciolti come neve al sole alla prima difficoltà. Sì, forse Auteri aveva un po' coperto queste mancanze con il gioco, perché chiaramente la squadra giocava meglio, ma che la squadra avesse delle lacune si era già visto. Venivamo da prima del sogno di Auteri, da sconfitte consecutive fuori casa, non da squadra da primato, perché tu non puoi prendere e andare sotto a Viterbo, così come a Caserta, così come in altre squadre prendi due gol in cui 20 minuti, c'è qualcosa che non andava. Prendevamo, rispetto all'anno scorso, era una squadra che prendeva sempre gol, quasi sempre all'inizio, e che segnava con il contagocce, tutto il contrario di quello che doveva essere. È vero, 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 vero. È un trend, era un trend che poi ha portato all'esonero di Auteri, ma anche lì poi abbiamo veramente tanti numeri che leggeremo, che leggeremo dopo. In realtà mi sa che, Matteo, stanno arrivando dei commenti, uno in particolar modo si lega
alla cosa che ha detto adesso Francesco. Sì, assolutamente, perché in parte ne stavamo già parlando noi prima appunto di avere con noi Francesco Ceniti. I messaggi che arrivano sono appunto collegati, no, a quello di cui si stava parlando. Ci scrive Antonio Gualtieri, che salutiamo: vivo ormai da quasi 20 anni al nord, abito a Bergamo ma lavoro a Brescia. Quando qualcuno mi chiede da dove provengo, io dico dalla provincia di Catanzaro, e la cosa simpatica è che chi mastica calcio associa la città e il suo territorio a quei meravigliosi anni 70 e 80, quando le Aquile giocavano tra la Serie A e la Serie B. Quindi tra me e me mi chiedo, se il calcio è business, perché non fare del Catanzaro un volano per risollevare l'economia del nostro territorio? Vivere il Catanzaro, conclude ovviamente Antonio, quotidianamente. Strano che dopo 2 anni e mezzo non abbiamo neanche uno store online. Rimango speranzoso per il futuro. Un abbraccio a te, Antonio. Francesco, insomma, tanti spunti, no, da questo intervento del nostro utente. Sono tanti spunti interessanti e intelligenti. Sì, io sono, non lo dico chiaramente, Noto è un produttore di successo, ha fatto della qualità il suo marchio di fabbrica, portando in alto alla grande le sue attività. Perché davvero, non so perché, sembra che abbia, lo tratti in modo diverso. Il discorso dell'online è verissimo, una società ormai si contraddistingue da queste cose, e noi abbiamo un sito online che francamente fa acqua da tutte le parti, non è aggiornato, non c'è una grandissima da quel punto di vista attenzione, ed è solo una prima cosa. Chiaramente non basta avere un sito importante per andare in Serie B, però da questo punto di vista, da queste piccole cose poi si vede la differenza. E francamente ce ne sono tante altre cose che potremmo prendere ad esempio. Io dico che bisogna ovviamente stare attenti ai conti, perché basta poco per finire male. Abbiamo visto grandi città fallire, dunque da questo punto di vista ha ragione il Presidente quando dice che bisogna fare il passo giusto, non azzardare, però non bisogna nemmeno fare il braccino, nel senso che sperare di vincere prendendo il meno possibile, non, sì, si può essere fortunati, ma il Cosenza ha beccato una lotteria quando è salito dai playoff e gli è girato tutto bene, però può succedere una volta, non dico ogni 100 anni, ma quasi, mentre tutte quelle che sono salite e che poi hanno continuato, perché se uno fa degli acquisti oculati, poi continua, perché paradossalmente è più facile salire dalla B alla A che non dalla C alla B. Se uno spende bene, l'abbiamo visto con Frosinone, col Benevento, con il Lecce stesso, si può pensare di andare anche oltre, e poi lì quando sei in Serie B, tra diritti TV, tra sponsor, tra altre questioni, i soldi arrivano. Bisogna spendere. Allora, e per spendere io dico che bisogna innanzitutto fare gli acquisti mirati e farli subito. E quando dico gli acquisti mirati, c'è un vecchio mio allenatore diceva: per avere le fondamenta della squadra bisogna avere un ottimo portiere, un leader in difesa, un leader a centravanti, un leader a centrocampo e uno che la butta dentro. Quando siamo saliti in B l'ultima volta avevamo in porta la Fuenti, che era sapeva, aveva del carisma, dietro il muro Cerdiello, Briano che faceva il metronomo a centrocampo e Corona, che non c'è bisogno di aggiungere altro. Noi abbiamo aspettato per far capire la conclusione totale di una squadra che è stata costruita con 30 giocatori, abbiamo aspettato gli ultimi 7 giorni per comprare il portiere e gli ultimi 7 minuti del mercato per comprare l'attaccante, che poi era lo stesso che era stato preso a gennaio. Una roba che non sta né in cielo né in terra. L'anno scorso, a gennaio, con una squadra che era ridotta all'osso, cioè il contrario di quella di adesso, ridotta all'osso dal punto di vista della rosa, una squadra che poteva giocarsi la vittoria del campionato, sia la vittoria del campionato diretta con la Juve Stabia, sia ai playoff, perché lo ricordiamo che è stato il Trapani l'anno scorso ai playoff. E il Trapani aveva gli stessi nostri punti, più o meno a gennaio, prima di fare quella sconfitta sbagliando il secondo rigore con Canute. E lì non si può a gennaio non vedere che era l'anno giusto per investire subito, per spendere soldi subito, comprare un attaccante che era quello che mancava, rinforzare la rotta con 2 trequisti mirati a centrocampo e tentare l'assalto, perché era l'anno da fare, c'era il rischio, là bisognava prenderselo, invece non è stato preso, si è stati a guardare, si è preso Bianchimano alla fine e non si è rinforzato la squadra come si doveva.
e invece bisognava farlo. Poi guarda, solamente a giugno si è cercato di confermare Otero nonostante le spaccature che erano evidentissime tra lo giudice e Auteri. Auteri è una scelta fatta dal presidente, una scelta che lo giudice ha dovuto incassare, perché è fatta dal suo capo, ma poi in sede di campagna acquisti nessuno spingeva per i propri assistiti, e questa cosa si è vista chiaramente l'anno scorso quando c'è stato due o tre giocatori nei momenti chiave che hanno un po' si sono un po' guardati intorno. E questo bisognava risolvere. Faccio l'esempio che secondo me era evidente: Auteri era chiaro che in quelle condizioni non avrebbe potuto operare. Poi ci sono i motivi extracalcistici che mi piacerebbe sapere, perché io non so tanto di leggende, ma se un presidente stimato come noto mette per iscritto su un comunicato di motivi extracalcistici, ci saranno, e allora questi motivi extracalcistici io credo che non siano usciti all'improvviso, e magari era qualcosa che si sapeva già da un po' e bisognava valutarla al di là di quello che succede in campo. E invece bisognava prendere un allenatore che ti garantiva un progetto subito, che potesse essere in sintonia, uno come Mimmo Toscano, che è un allenatore che ha sempre fatto bene, un allenatore capace, di categoria, che conosce, che fa giocare le squadre con grinta, che sarebbe venuto a Catanzaro in corsa, che conosce lo giudice tra l'altro, e che invece è stato lasciato libero di andare a Reggio. A Reggio sappiamo come hanno costruito la squadra, spendendo soldi, facendo investimenti, ma anche non stando lì tanto per il sottile su. Poi bisogna vedere questi soldi da dove arrivano, ma questo è un altro discorso. Però intanto hanno fatto gli investimenti. E invece noi ci siamo trovati, ripeto, con 30 acquisti come le figurine, non si sale con le figurine, ci vuole il progetto. Il noto è arrivato, cioè, parlando di progetto triennale, il primo anno era stato di assestamento, il secondo doveva essere quello che invece occorreva per dare la spallata, perché le condizioni erano quelle giuste, e il terzo è stato un fallimento totale. Adesso io non so come si possa salvare questa stagione, già ecco, no, la Italia è incredibile. A riguardo a quello che hai detto, Francesco, perché hai veramente sollevato tantissime questioni, però secondo me quello che resta alla fine è una considerazione. E insomma, c'è bisogno di progettualità, quella vera, non quella che alle prime difficoltà si scioglie come neve al sole. E allora ti faccio una domanda: secondo te il Catanzaro al momento ha al suo interno le capacità professionali, gli uomini giusti per poter mettere in piedi un vero progetto, anche solo annuale, per dire il mercato di gennaio? Ecco, hai citato la regina l'anno scorso a gennaio viene rilevata da Gallo, al prescindere da quella che sia, come dicevi tu, insomma, la forza economica della società. Ha messo in piedi un progetto, lo sta concretizzando in questa stagione, e lo ha fatto con delle precise scelte, e non solo sul campo ma anche al di fuori, con tutta una serie di iniziative che stanno dando valore al lavoro della società Amaranto. E allora la domanda che ti faccio è proprio questa: il Catanzaro al momento ha, secondo te, all'interno le professionalità, o la rivoluzione dovrebbe eventualmente riguardare anche, mettiamola così, i collaboratori più stretti di Noto? Ma mi viene da dire che per quello che si è visto, il fallimento totale di chi adesso dovrebbe far invertire rotta alla barca del Catanzaro, e dunque no. È chiaro che siamo in un mercato ormai alle porte, cambiare la dirigenza è difficile, potrebbe essere l'ultima spiaggia concesso allo giudice, ma deve dimostrare anche lui di saper operare. Tanto non ha spiegato mai le sue scelte, era squalificato, adesso alcuni si è finita, e anche questo non è indice di una società poco attenta. Non è possibile che non si è mai organizzato una conferenza stampa per spiegare bene se sono gli Auteri, bene come è stata costruita questa squadra a giugno, bene che intenzioni si hanno a gennaio. Perché io mi ricordo che quando è arrivato Grassadonia il presidente ha detto noi puntiamo ancora al primo posto, e volendo la classifica effettivamente eravamo a 7 punti, no, dalla vetta. Poteva la casiglia dire questo, ma la squadra, per come aveva giocato e per come era allo sbando, diceva l'esatto contrario. Infatti dai 7 siamo passati ai 20, no? Esatto, sì. E lo stesso Grassadonia, giorno dopo il suo arrivo,
e dopo la sconfitta di Barreto, questa non è una squadra assolutamente che può lottare per il primo posto. Insomma, gli erano bastati 3 giorni per avere le idee molto più chiare del presidente. Questo fa capire un po' la confusione. Allora, il presidente, perché non ti spiegasse che idee aveva quando ha costruito questa squadra, che sono stati sui propri, e lì da questo punto di vista cominciasse ad agire sul gennaio, perché Orton, quando è stato cambiato il progetto da Cosentino, gli ha chiesto di smantellare la squadra perché costava troppo, perché il signor Cosentino, tanto vituperato, tanti errori, però a un certo punto, quando aveva deciso di investire, l'aveva fatto. Poi sì, anche lì magari i soldi sono stati investiti male, ma ricordiamoci il progetto Camarà, non è che era proprio l'ultimo arrivato. Camarà costava, tanti altri insieme a lui non arrivati, dunque lì aveva fatto una squadra che doveva essere sulla carta l'ammazza campionato. Poi non l'è stato, perché nel calcio, per fortuna, aggiungo io, non è così, nel senso che c'è, è imprevedibile, non vince chi spende di più, ma chi sa comprare meglio. Però Cosentino, che non è noto dal punto di vista economico, non ha la potenza di fuoco di Noto, a un certo punto, dopo aver vinto un campionato, perché lui un campionato l'aveva vinto, aveva deciso di provare a fare il salto, di provare a farlo spendendo soldi, dopo un campionato concluso alla grande, al quarto posto, con squadre molto importanti come Perugia e Frosinone, che avevano spesso, avevano Ciofani, avevano giocatori di categoria. Dunque l'aveva fatto quel passo. Io ancora da noto questo passo non l'ho fatto, perché anche quest'anno, che sono stati questi tanti giocatori, ma quali giocatori per fare la differenza? Chi era che doveva fare la differenza? Per ancora Di Castro? Nessuno a fare la differenza. Allora, questo dico, io mi aspetto che a gennaio, chiaro che adesso cosa si salva da questa stagione? Si può salvare una posizione dei play-off, credo che questa squadra possa migliorare. Si può cominciare a fare un po' di pulizia, mandando via gente che non ha dimostrato nulla, anzi, è stata lì, è stato un senso totale. Ho citato Di Castro, ma vogliamo parlare di Urso, che doveva essere quello che doveva avere le chiavi del centrocampo. Ce ne sono tanti altri, oggetti sconosciuti, Magni, Callì, c'è gente che manca lì, era da Catanzaro, eppure è stato uno dei primi acquisti. C'è questo che non riesco a capire. Tanti altri sono 40, arrivato nell'ultimo minuti del calcio, una canzone. Ci sono stati davvero tanti, ma inutili. Allora, aspetto che questi vengono ovviamente riquisiti armittenti e piazzati, che non è facile perché quando c'è stato sotto contratto di piazzare, e che ne arrivano 3 o 4 buoni, ma buoni veramente. Sai cos'è, Francesco, che hai detto bene tu prima, affidiamo forse troppe speranze, riponiamo troppe speranze nel mercato di gennaio, come già accaduto in passato. È l'incognita attuale, aggiungo, rispetto alle considerazioni fatte finora, è che si è creato veramente una matassa difficile da sbrogliare, perché c'è un allenatore in scadenza di contratto, che è Grassadonia. La sensazione, lo dicevamo anche prima, è che difficilmente, continuando così le cose, porterà a termine la stagione sulla panchina del Catanzaro. Dall'altra c'è un direttore sportivo che sulla carta ha avuto un rinnovo addirittura pluriennale, ma insomma bisogna capire, per i motivi che abbiamo detto, anche se la società ripone ancora fiducia nel direttore sportivo. Noto in realtà, però, proprio al primissimo anno di gestione, a un certo punto, con un colpo di spugna, no? Cambiò tutto quanto. L'arrivo di Lo Giudice fu proprio segnato da un repulisti, no? Dell'area tecnica, via l'allenatore, via direttore sportivo, esatto, e via direttore generale. Quindi è un totale fallimento quello che sì. Tu Andrea, però è chiaro che tu aggressione non gli perchiede dei più che portare la squadra e blocco, però poi intanto prende 2 o 3 persone importanti che ti possono essere utili se vuoi fare l'anno prossimo. Ricordiamo, l'anno prossimo rischiamo di trovarci il Palermo più altre 2 o 3 squadre, perché ne sale una e magari ti ritrovi ancora il Bari e qualcuno che può retrocedere dalla Serie B. Perciò devi avere già da subito le idee chiare per prendere il 2 o 3, tanto per arrivare al blocco. Che poi il blocco, come Cosenza insegna, può accadere di tutto, però non ci può arrivare con questa squadra, no. Perché va bene che la palla è rotonda, come diciamo, però questa squadra qui non potrà mai vincere, questo è poco ma sicuro. Allora cominciamo un po' di repulisti, cominciamo a piazzare 2 o 3 giocatori interessati, e poi è chiaro che se non dovesse andare bene fino alla stagione, vuol dire trovare subito un allenatore che è utile al progetto calendario, dunque che arrivi qui con le idee giuste, la vita giusta,
un dirigente, io dico che faccia gli interessi della squadra, della società, del Catanzaro, non gli interessi di una parte magari di procuratori o altro, perché purtroppo c'è anche questo nel mondo del calcio. È una presidenza che deve essere convinta, perché altrimenti lo deve dire, deve essere convinta che per fare questo benedetto salto, che conviene anche a lei, alla presidenza, perché la visibilità è totale, bisogna mettere i soldi tutti, non si pretende di mettere i soldi del Monopoli, ma i soldi tutti e spendere, il braccino non porta da nessuna parte. Io credo che alla fine i soldi tutti dati in mano alla persona giusta e dunque con i giocatori giusti portano intanto la squadra che può andare in Serie B, e poi possono portare anche le necessità come quella di Durzi, che sono soldi freschi che entrano in cassa, ma mentre Durzi è difficile che te ne puoi toccare uno, Durzi in Serie B ne puoi fare tanti questi affari, e pensare anche a riportare la squadra in alto, ancora più in alto, ma intanto contentiamoci di tornare in Serie B, anche magari per aiutare quelli che come me abitano al nord e che vorrebbero vedere la squadra e applaudirla, perché paradossalmente se Catanzaro giocasse contro Brindisi al nord avrebbe altrimenti 3-4 mila tifosi sempre, insomma, penso al Monza. Ecco, il Monza, benvenuti il Monza, io abito a pochi passi da Monza. Ora, Berlusconi e Galliani fanno calcio, hanno fatto calcio a lunghissimi livelli e hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, Champions e Scudetti, e però hanno deciso di portare il Monza lì, arrivati. Hanno anche loro dovuto pagare dazio il primo anno quando sono arrivati tardi e non sta la squadra e hanno perso i playoff, e quest'anno stanno ammazzando il campionato con acquisti gratis, senza spendere chissà, hanno speso, ma non è che hanno speso milioni e milioni e milioni, perché ad esempio si l'hanno lasciato al Bari, lo volevano anche loro, ma hanno deciso di lasciarlo e di prendere altro. Questo è, alla fine è così, volere e potere, no? Come si suol dire. Vigorito ha speso un maglia di soldi, molti anni ha perso il campionato dei playoff, però poi alla fine ha raccolto tutti i frutti insieme arrivando in Serie A. È vero, è così. Credo che non si sia... Ma è così. Francesco, io volevo anche, prima di salutarti, volevamo chiederti anche il tuo parere, visto insomma in riferimento a un altro, no, elemento di questo 2019 di cui abbiamo accennato qualcosa, vale a dire il silenzio stampa, no? Molti scrivono silenzio assordante, sei in difficoltà e non c'è modo di sapere, di parlare. Tu giustamente anche prima, no, dicevi se il presidente insomma può chiarire anche, no, quelli che devono, vogliono essere gli obiettivi. Cioè tu con la tua esperienza, con la tua anche, voglio dire, capacità di scrittura, cioè tu fai della comunicazione come proviamo a fare noi un po', no, il nostro pane quotidiano, cosa pensi di una società che invece si chiude, si intrincea per mesi e mesi senza comunicare nulla all'esterno? Guarda, il silenzio stampa è un'arma a doppio taglio, a volte può essere utile per dare ai giocatori per responsabilizzarli, per cercare di togliere anche l'alibi, perché spesso si creano degli alibi sull'ambiente. Però ma che alibi ci deve essere Catanzaro? Catanzaro forse sono stati anche troppo buoni, nel senso che sempre vicini alla squadra, quando a volte sarebbe stato necessario un po' più di differenza, di lasciarli giocare in un tavolo vuoto, perché questo si sarebbero meritati. Silenzio stampa del Catanzaro cos'è? È quasi una missione di colpa, perché dovrebbero spiegare invece, ma anche chiedere scusa, perché nella vita si sbaglia, ragazzi. Sbaglioni per prima. Allora, ma voglio dire, cosa c'è di meglio di presentarsi e dire noi eravamo convinti di aver fatto una squadra da prima, abbiamo speso top soldi per prendere 30 giocatori e non avere una rossa stretta come l'anno scorso, pensavamo che si potesse ricomporre la questione di hotel e purtroppo ci ha detto male, abbiamo sbagliato tutto, adesso stiamo uniti insieme, cerchiamo di capire come si può fare, intanto aiutando i ragazzi, perché saranno anche scarsi ma hanno la maglia a Catanzaro e vanno in campo, poi cercheremo noi di migliorare, di risolvere, però siamo vicini e vi chiediamo scusa. Questa cosa che dici fra l'altro sarebbe veramente coerente, no? Si dice, con lo storytelling del Catanzaro di quest'anno, che ha iniziato la stagione col motto insieme si può, probabilmente insomma era un ma ci deve far così, ma se invece ti inventi dei miti che hai in casa e ti arrocchi e stai chiuso nelle tue mura pensando che siano tutti con te perché sono invidiosi, ma dove vai? Ma è il tifoso,
tifoso lo sappiamo, il tifoso è passionale, per la passione, ma figurati se il tifoso sente dire dal proprio presidente, dal proprio allenatore, quello del sportivo, con il cuore in mano che chiediamo scusa, abbiamo sbagliato, siamo i primi noi a voler essere andati qui, non ci sarebbe motivo a voler in queste condizioni, chiediamo scusa, vi chiediamo aiuto, ma il tifoso è canadese. Ma si toglie le 10 euro che è in tasca e arriva allo stadio, come è stato fatto in tutte le parti. E invece così si crea un cortocircuito che non porta a nessuna parte. Per questo io spero che la conferenza stampa finisca al più presto e si dica cosa si vuole fare il Catanzaro da gennaio in poi e chiedere scusa a Fassono e sono un gesto di calma che fa cementare l'ambiente. Abbiamo vinto un mondiale col Pietro Zappi, ma quello è un discorso diverso, non era con i tifosi, con la città, era con i giornalisti che criticavano un allenatore di una squadra che andava male, della Juventus. Ci ha provato Grassadonia prima della Coppa Italia a prendersela anche con noi, ma poi è andata male, insomma. Ma sì, e poi non abbiamo in squadra né Dino Zoff né Paolo Rossi, soprattutto sì. Piccoli dettagli, piccoli dettagli. È vero, è vero. Francesco, noi ti ringraziamo per essere stato, insomma, a nostra disposizione. Sì. Non so da quant'è. Siamo andati lunghi, ma c'era meritava. Bene, allora vi saluto, vi do gli auguri per Natale e vi approfitto anche per dire una cosa. Se avete, dovete fare una cosa di Natale. Lo volevo dire. Vai. Leo Bonucci è un libro per ragazzi, per i nostri ragazzi. Bullismo, ma è una storia che si può raccontare, che si racconta. Leo Bonucci non è per i tifosi della Juve, per i tifosi, perché parla appunto di ragazzi, di un fenomeno come il bullismo, ma del calcio, che può essere un'ottima barriera in tutto, calcio ma qualsiasi sport. E anche in questo libro, dove ci sono campioni, una storia ambientata in Brianza, perciò in Lombardia, un campione come Bonucci, la Juve, squadre che sono diverse, ma a un certo punto il mio vecchio cuore giallorosso è scorgato anche in questa storia, perché chi la leggerà vedrà che si parla profondamente del Catanzaro di Palazzo. E infatti lo avrei ricordato proprio prima di salutarti, il libro edito da Baldini e Castoldi, Il mio amico Leo, con insomma te autore e Leonardo Bonucci protagonista. Grazie mille Francesco per essere stato con noi all'interno di Net Club, con l'occasione, insomma, ti auguriamo anche buone feste e un buon 2020, magari con l'augurio di risentirci e parlare di cose un po' diverse, un po' più felici. Grazie a voi, buon Natale, grazie. A te, ciao Francesco. Grazie a Francesco Ceniti, 30 minuti in diretta con noi, ma insomma dobbiamo parlare del 2019 e dobbiamo farlo anche sfruttando le competenze di Francesco Ceniti. Grazie appunto per il suo intervento. Net Club in diretta qui su DB Radio, ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con voi. DB Radio, your social radio.
Social Radio. BB Radio. BB Radio, your social radio. Eccoci qua nuovamente in diretta dagli studi di Direzione Brand per questa puntata di Net Club. Vi ricordiamo anche il numero, ma lo vedete lì in alto, in sovraimpressione, per interagire con noi, il 353 3073 938. Di rientro dopo la lunga chiacchierata, molto bella, come sempre, molto interessante, piena di spunti per noi, ma anche di riflesso, soprattutto per la società, grazie a Francesco Ceniti. Tanti anche i messaggi della gente che ci sta seguendo, Francesco. Tanti, tantissimi messaggi, per questo vi ringraziamo. Poco fa, come ha detto Matteo Piritano, è intervenuto con noi per circa 30 minuti Francesco Ceniti della Gazzetta dello Sport, e proprio sulle dichiarazioni di Ceniti si sono incentrati tanti commenti, come ad esempio quello di Francesco Pullano, che dice: il signor Ceniti sta finalmente dicendo le cose come devono essere. Per gennaio qualche ritocco e poi il prossimo anno società forte con nuovo DS, nuovo DG e allenatore alla Braia, per capirci. Insomma, le parole di Ceniti, di Francesco Ceniti, non potevano che scuotere chiaramente un ambiente che è già confuso, che per i motivi che abbiamo esposto, soprattutto quelli legati al silenzio stampa prolungato di questa società, non sa verso quale direzione si sta andando. Di sicuro insomma, la stagione del Catanzaro, con i numeri, ricordiamoli, che leggeremo fra un po' con il nostro Ferdinando Capicotto, che interverrà in diretta, tracciano una strada ben precisa, Matteo, quello di un Catanzaro in netta involuzione. La sensazione è anche che molti giocatori che erano stati cardine del Catanzaro della scorsa stagione e di questa prima parte di stagione invece hanno subito una involuzione netta, nettissima. Canutè su tutti, insomma, Canutè è spostato di posizione, abbiamo visto come sta veramente faticando a replicare la stagione dell'anno scorso, solo dal punto di vista delle prestazioni, ma lo stesso Fischnaller, Ceniti prima ricordava anche Urso, arrivato, no, per prendere un po' le redini del centrocampo al fianco di Maida, invece tra infortuni e scarso utilizzo è un oggetto misterioso al pari di Magnier. Insomma, un Catanzaro
doveva fare della rosa lunga il suo punto di forza, invece si è trovato a giocare con gli stessi giocatori, fra l'altro utilizzati pure in contesti tattici diversi. Beh, oltretutto i giocatori che sono arrivati hanno firmato biennali, triennali, quindi non sarà neanche facile piazzare questi giocatori. Penso che sia più semplice, se ci sarà la volontà, di piazzare, tra virgolette, tutti quei giocatori che sono arrivati in prestito, quindi di rimandare al mittente di fatto alcuni giocatori che vanno ad affollare il reparto offensivo piuttosto che quello di difesa. Sicuramente ci sarà da rinforzare il Catanzaro, ma vedremo poi quelle che saranno appunto le volontà della società. Un silenzio assordante, come avete scritto in molti, che ovviamente non chiarisce al momento quelli che poi saranno i programmi da qui a pochi giorni, quando scatterà ufficialmente il calcio mercato. Fra l'altro sono arrivati anche tanti messaggi proprio al 353 3073 938 in questa puntata. Sì, prima citavi un utente che ci segue spesso e che partecipa spesso su WhatsApp. Vi ricordiamo che potete scriverci, oltre che sulla chat del live in onda, sulla pagina Facebook di DB Radio, ma anche su quella di uscatanzaro.net, c'è il numero WhatsApp. E proprio su questa app è arrivato un messaggio, anzi un doppio messaggio di Francesco, e dice: salve ragazzi, oltre a quanto detto già in altre occasioni, sarebbe interessante conoscere il monte ingaggi della Serie C, così molte cose sarebbero più chiare sulle responsabilità di questo scempio. E aggiunge poi Francesco, dice: ottimo intervento di Ceniti, e sottolineerei dirigenti che facciano l'interesse della società e non dei procuratori. Queste sono le considerazioni di Francesco, che ci ha scritto al 353 3073 938. Due temi diversi, ma sì, che per ragioni altrettanto diverse aprono temi di discussione che ci potrebbero star qui a parlare per ore. La realtà, l'abbiamo detto, è che la sensazione sia di una barca in questo momento che deve trovare una rotta, e a darla non può che essere il presidente. Tante risposte poi arrivano quando c'è una chiara indicazione di quelli che sono gli obiettivi. Di questo e di tanto altro inizieremo a parlare tra pochissimo, per ricostruire da gennaio fino ad oggi quello che è accaduto in questo 2019 con il Catanzaro. Restate con noi. Net Club è solo su DB Radio. DB Radio, your social radio.
Oh sì che sound qui a DB Radio. Ecco il tridente pesante si è inserito. Dal 3-5-2 passiamo al 3-4-3, caro Ferdinando Capicotto. Ciao Ferdi. Ciao Matteo, ciao Francesco, grazie dell'invito. Grazie a, grazie a te, uomo dei numeri, ma non solo, però in questo caso direi preziosissimi per iniziare ad analizzare, no, quello che è stato l'andamento. Prima non abbiamo, diciamo, detto nello specifico che questo 2019 è durato un mese e mezzo, un paio di mesi, poi andando a vedere quelli che sono stati i risultati di un Catanzaro in picchiata, no? Dopo i primi due mesi del nuovo anno, gennaio e febbraio, che erano stati molto positivi. Matteo, tu hai detto bene, secondo me il campionato del 2019 del Catanzaro è durato fino a Juve Stabia Catanzaro del 13 febbraio, se non vado errato, quello famoso 0-0 che poi di fatto ha concluso quelle che erano le poche speranze comunque di competere con le Vespe per la promozione diretta in Serie B. Da lì in poi c'è stato un mese di marzo, un mese di aprile, veramente, che poi lo commenteremo, veramente in picchiata. Catanzaro che poi si era ripreso a maggio con le due vittorie con Viterbese e Trapani, per poi essere eliminato in quel modo beffa con la Feralpi Salò. E mentre questa nuova stagione, iniziata con l'obiettivo della Serie B diretta, è durata praticamente nemmeno un mese, perché poi ad ottobre si sono già verificati tutti i limiti della squadra costruita da Noto e lo giudice. Effettivamente è così. Allora andiamo con ordine, partiamo dal mese di gennaio, no? Anche prima Francesco Ceniti citava appunto quello che fu l'acquisto, no? Quello di Bianchimano, che qui vediamo subito in foto, no? Si presenta al pubblico catanzarese a suon di gol che arrivano in particolare nel match del 27 gennaio, quello interno contro la Casertana, anno che era iniziato però con la tripletta di Fischnaller in casa contro il Rendere. Il 20 gennaio si rientrava, no? Dopo la pausa natalizia. Il 23 il derby a Vibo, pareggio per 0-0, partita tostissima, la ricordiamo bene, grande parata di Furlan ad inizio match. È un Catanzaro che poi è riuscito comunque a tenere un punto importante contro una Vibonese che fece veramente una gran bella partita. Poi quattro giorni dopo in campo contro la Casertana, il gol di Figliomeni, la doppietta di Bianchimano, prima di chiudere questo mese fantastico con il blitz a Catania in Coppa Italia, 2-1, super gol di Eklu e gol ancora di Andrea Bianchimano. Insomma, un mese di gennaio, direi, ragazzi, che positivo. È positivo, che insomma dava la sensazione di una squadra che non si era fermata, no? Dopo il mese di dicembre, che proseguiva un percorso ben chiaro. Arriviamo a febbraio, arriviamo all'inizio del mese, una giornata, Ferdinando, che tu ricorderai molto, certo, bene, no? Certo. Quella del derby a Reggio Calabria, la tua prima in trasferta in tribuna stampa. Fu una partita incredibile, mamma mia, no? Che partita. Fu una partita clamorosa grazie a un Catanzaro strepitoso, quasi da PlayStation, come poi raccontammo in radiocronaca. Dursi, Bianchimano, Celiento, ancora Dursi, 4-0 alla fine del primo tempo, poi questa rimonta, no? Clamorosa, se vogliamo, per certi versi della regina, ma una vittoria straordinaria, Francesco. Fu una vittoria straordinaria, una vittoria storica, fra l'altro, perché il granillo per il Catanzaro, come tanti stadi fino all'anno scorso, erano stati tabù. Hai ricordato prima anche il doppio blitz a Catania, prima in campionato, poi in Coppa Italia, anche in quel caso un campo che non si espugnava dagli anni 70, se non vado errato. Fu un mese di gennaio e anche poi un inizio di febbraio positivo, ma come possiamo vedere poi dallo scatto, esatto, che ha selezionato il nostro Cosimo Simonetta per raccontare questo 2019, cosa accade, caro Ferdinando? Accade che Giannone si procura un calcio di rigore, se non vado errato, intorno all'ottantesimo, era 80-81, era finita la partita. Rigore che poteva cambiare il campionato del Catanzaro, perché si giocava, ricordiamo, in casa della Juve Stabia, capolista, che non aveva mai perso sino a quel momento in campionato. E a noi mancava mezza squadra, lo possiamo dire. Sì, tra l'altro giocavamo con Ciccone, Giannone, insomma, le seconde linee. Sì, si importunò Figliomeni, tra l'altro, pure all'inizio della partita. Gioco Casoli avanti. Io ricordo di quella gara, perché ero lì in tribuna, sono arrivato allo stadio molto prima, tant'è che su scatanzaro.net pubblicavamo anche i video, no, dell'arrivo dei pullman, eccetera, eccetera. C'era grande paura
nell'ambiente, un ambiente che volava in quel momento, c'era grande paura del Catanzaro. E in campo si è visto anche questo, cioè grande rispetto, no? Più che paura. E poi la grande occasione. A proposito poi di, come dire, poi leggeremo anche i numeri tra i rigori a favore e i rigori contro. Quando si diceva che ci remavano tutti contro nella partita più importante, il rigore lo hanno fischiato a noi e Giannone non l'ha tirato. Certo. Non l'ha tirato. Sapete cosa mi resta di quella partita? E sembra veramente, sembrano passati 10 anni da quella gara, che probabilmente in un altro contesto, nonostante il pari arrivato, quello 0-0 arrivato con insomma, l'episodio del rigore, sì, non calciato da Giannone, però secondo me quella gara diede la consapevolezza al Catanzaro e anche a noi tifosi dell'occasione persa, ma anche di essere forse più forti della Juve Stabia, perché come avete giustamente sottolineato il Catanzaro andò lì senza 4 decimi, senza 4 titolari, 3-4 titolari, addirittura con un infortunio di uno che in quel momento, anche per carisma, no, era, sì, determinante, figlio Meni. E pensate a giocarla una partita del genere oggi? No. No, cioè sarebbe impotente. Siamo andati a Bari, faccio un esempio, sì, no? Per quanto era un momento, sapendo particolare, già quello che... ma sapevamo già di essere battuti in quel caso. La sensazione veramente di oggi, di differenza rispetto alla stagione precedente, è quella di prima si partiva, no? Con poter giocare contro chiunque e magari vincerla pure. Anche perché prima di quella gara a Castellammare, sì, il Catanzaro seppellì la Paganese, sì, in casa 4-1, Giannone, Eclu, due volte Eugenio Dursi. C'era stata prima, vabbè, l'eliminazione a Trapani in Coppa Italia. Diciamo che in quella fase Auteri ha provato in tutti i modi, no? Visto che i giocatori erano pochi, a far eliminare, sì, la squadra, perché ci aveva già provato a Catania, avevamo vinto. Anche a Trapani stavamo facendo bene, non ha convocato quei pochi giocatori che ci potevano essere. A Trapani cominciamo con Giannone e Ciccone davanti. 3-5-2, Giannone e Ciccone. Tra l'altro il Trapani segnò al primo minuto. Punizione di Costa Ferreira, dopodiché partita che non finì. Non si giocò da entrambe le parti. Poi appunto però la vittoria con importante con la Paganese, lo 0-0 di Castellammare, la sensazione appunto di cui stavi parlando tu, di una squadra che comunque c'era e come, di fronte anche a chi insomma in quel momento stava comandando il campionato con una rosa ridotta. Grande partita con la clamorosa ovviamente occasione per Giannone fallita dagli 11 metri, poi la vittoria interna contro il Monopoli, il colpo di testa se non erro di Signorini, uno che insomma anche lì si era visto poco, poi ha iniziato a giocare e a fare anche gol. Poi però arriviamo ragazzi al mese di marzo, ecco perché prima dicevamo la stagione è durata due mesi, anche perché, ripetiamo, gennaio è iniziato il 20, quindi 10 giorni, e ci aggiungiamo quei 20 giorni della stagione di cui insomma stiamo raccontando quest'anno le gesta dei ragazzi. Ma arriviamo a marzo. A marzo si gioca a Bisceglie il 3. 3 marzo, partita bruttissima. Tra l'altro giocò in porta Elezai, se non vado errato, perché Furlan era squalificato. Partita bruttissima, il Catanzaro perse male 1-0. Un bellissimo gol nel secondo tempo, se non sbaglio di Triarico, se non vado errato, del Bisceglie. Francesco prima diceva la partita con la Juve Stabia aveva dato la sensazione pure a noi che il Catanzaro poteva giocarsela. Ebbene, però quella partita non l'ha data ai giocatori la sensazione, perché da lì in poi, marzo-aprile, ora lo vedremo, 10 punti in 9 partite, cosa clamorosa per una squadra che dal secondo, terzo posto che era scivolata, se non vado errato, al quarto posto, ma molto ormai dietro la Juve Stabia. Anche perché il Catanzaro infila nel giro di 14 giorni 3 sconfitte consecutive. Perde in casa col Catania, giocando anche contro vento. Vabbè, questa è col Catania è una caratteristica. Piccole cose. Poi andiamo a giocare contro il Ziolino Capuano. Ci menano dal primo all'ultimo minuto. L'arbitro non fischia nulla. I ragazzi non capiscono che bisognava menare. La partita finisce così. Portiamo a casa la terza sconfitta. E lì qualcosa inizia a rompersi, o comunque sembra essersi rotto. Poi però il finale del mese di marzo vede il Catanzaro vincere 2 partite, fra l'altro senza subire gol. 3-0 in casa il 24 contro la Sicula, Signorini, Dursi e Fischnaller. E poi il 31 si va a Cava dei Tirreni, abbiamo anche la diapositiva della fantastica, no? cavalcata da parte di Dursi al Lamberti di Cava dei Tirreni. Prima vittoria, 2-0. Tra l'altro, a Cava. Prima vittoria a Cava.
cava, quindi altro tabù che si rompe. Poi arriviamo al mese di aprile, il 7 viene a giocare al Ceravolo la Virtus Francavilla, e lì partita che sembrava, allora, stata una partita molto strana, perché la Virtus Francavilla, a differenza delle altre squadre, io mi ricordo che aggredì il Catanzaro, tra l'altro con Sarao davanti, e nonostante ciò il Catanzaro riuscì a segnare subito con Celiento sugli sviluppi di una punizione, se non vado errata, di Deriso, una punizione meravigliosa sulla, pennellata sulla testa di Celiento. Virtus Francavilla che pareggia immediatamente con Sarao, Catanzaro che si riporta avanti in contropiede, cioè segnaliamolo, al 15° minuto il Catanzaro segna il 2-1 contro le Francavilla in casa in contropiede, contropiede orchestrato da Durzi e Fischnaller, che in quel momento segnavano sempre come niente. Però poi nel secondo tempo, quando la partita sembra finita, indirizzata verso il 2-1, con il Catanzaro che spreca in più occasioni il 3-1, il Francavilla prima segna con Sarà con un tiro deviato sotto l'incrocio da Riggio, e poi con un altro giocatore, ora mi sfugge il nome, con un gol sotto la traversa, che Furlan, nonostante sia un super gol di Zenuni, ecco, mi è venuto realmente il nome. Il Catanzaro perde 3-2 clamorosamente, ed aprile addirittura peggio di marzo, come possiamo vedere. Poi si va la settimana dopo a Viterbo, altra partita assurda, finisce 2-2, segnano ancora i gemelli del gol, Fischnaller e Durzi, un po' i protagonisti del mese di aprile, no? Appunto, come vediamo adesso, i gol loro li fanno, ma i risultati appunto non arrivano, meglio non arriva la posta piena. Arriva sì col Matera, ma non si gioca, quindi praticamente 3-0 a tavolino. Poi si va a Siracusa, e anche lì sembra di essere a Bisceglie, cioè o a Rieti, un po', ma peggio che peggio, visti i due rigori sbagliati in due minuti, con Crispino che diventò un supereroe in quella partita. Sai che dopo i rigori di Giannone ho resettato tutti gli altri. Sì, queste cose che stai ricordando, ecco, ora che le avevo rimosse purtroppo, sì, all'epoca. Non andare proprio nello specifico, perché prima sbaglia il rigore, poi il Siracusa rimane indietro un minuto dopo, il rigore va a Bianchimano, altro orroraccio, e poi partita che finisce 1-0, tra l'altro, per il Siracusa. Credo ultima vittoria della storia del Siracusa, che non esiste sì. più, è sparita dalla geografia del calcio. Tra l'altro, c'è una bella amicizia con quelli di Siracusa, sempre grandi accoglienze quando siamo andati là, e questo bisogna sottolinearlo. Da tifosi, vero, molto, vero. Una piazza molto ospitale. Anche quando erano venuti anche loro, all'andata fu una bella partita. Poi arriviamo avviciniamo al mese di maggio, e qui, insomma, si gioca in casa. Il primo di maggio contro la Viterbese, arriva 2-0 il successo per le Aquile, firmato Bianchimano e Signorini. E quindi questa è una vittoria che ci doveva... Era quella partita famosa che si doveva giocare il 12 dicembre e che fu rinviata per motivi di ordine pubblico. Niente di meno, fu giocata l'1 maggio, praticamente fra la penultima e l'ultima giornata di campionato. E sì, poi arriviamo all'ultima giornata di campionato, quella col Trapani ormai sicuro del secondo posto. Anche quella, Matteo e Francesco, una partita assurda, mi ricordo, partita, ero con te, l'abbiamo seguita insieme. Sì, partita veramente, veramente assurda. Ricordo anche le considerazioni che facevamo, no? Con il Trapani che arrivava in delle condizioni simili a quelle del Catania, no? una squadra che non aveva... di fatto società, che era arrivata con un sacco di problemi societari, si diceva questi parteciperanno così un po' senza alcun vero scopo, alcun vero obiettivo ai playoff, e invece poi alla fine li hanno vinti anche bene. Però io scusa, ti interrompo, ricordo che fece se non sbaglio c'era il direttore dell'area tecnica del Trapani in conferenza stampa. Io gli chiesi personalmente come si approcciava nei playoff da secondi, visto che c'era questo sbalzo di 20 giorni nel quale il Trapani praticamente non giocava. Non erano molto fiduciosi, preferivano più che altro giocare subito, più o meno come abbiamo fatto noi dopo 15 giorni. Loro quei 20 giorni non erano molto ottimisti, invece... Invece è andata in maniera diversa. Ottima pretattica del punteggio tennistico, no? In quell'occasione 6-3, con poi questa immagine, no? Proprio relativa a quella sfida, datata appunto 5 maggio. Oteri e Noto che abbandonano il campo dopo
questo è un po' dopo questa parte. Purtroppo quella è una partita. Ah no, no, scusate, ho sbagliato io. Ho letto 5, ma non era il riferimento metti, al 5 metti, maggio. Metti il abbiamo suono. Le dichiarazioni. Abbiamo le dichiarazioni. Sì, sì, sì. In cui appunto le dichiarazioni di Auteri. Dopo quella gara abbiamo tutte le condizioni per lavorare bene. Disse il mister: abbiamo centrato un obiettivo che in certi momenti poteva essere migliore, ma alle volte non ci ha detto bene. Queste furono un po' le dichiarazioni proprio post Catanzaro Trapani. Era per quello che dicevamo prima anche con Ceniti. L'anno scorso probabilmente era l'anno buono per farlo, questo benedetto o maledetto salto. Però quella del insomma la gara interna del 5 maggio col Trapani, no, ci diede la sensazione di una squadra che arrivava tutto sommato con dei problemi, ma non così male agli spareggi promozione. Forse è stata la prima volta in tutte le nostre partecipazioni ai playoff nella quale un po' ci abbiamo creduto, ci credeva l'ambiente per il gioco che aveva espresso e per la forza che esprimeva il Catanzaro di Auteri. Effettivamente. Assolutamente. È perché alla fine dei conti io posso dire che l'anno scorso il vero grande top player si è dimostrato proprio Auteri, e lo stanno dimostrando le scelte di questa stagione alla quale poi ci arriviamo. Se il Catanzaro non è arrivato sesto, settimo l'anno scorso, alla fine abbiamo capito pure il motivo. Arriviamo dunque ai playoff, perché di fatto è quello che accade. Fra l'altro il sorteggio che abbiamo seguito in diretta da questa stanza, che ancora non era così, insomma stava nascendo, no, questo tutto. Progetto di DB Radio, ebbene esce la Feralpi Salò, il posto più lontano possibile da raggiungere. Nel giro di pochissime ore si esauriscono tutti i biglietti disponibili per prendere l'aereo, per arrivare a meta, a Dama, in treno. Si parte in macchina, 1300 chilometri pieni di speranza, pieni appunto, come stavate dicendo, di una convinti che comunque insomma si potesse vedere una squadra comunque giocare, no, il proprio calcio, che poi era stata la cosa più bella di tutta la stagione, vedere una squadra sempre in campo propositiva al di là dell'avversario che aveva di fronte. Avevamo sempre la convinzione che avremmo seguito una bella partita, che avremmo visto un Catanzaro giocare bene al di là del risultato. Arriviamo a Salò e che cosa accade? Accade che si vede il Catanzaro di aprile e di marzo, fondamentalmente. Una squadra che non tira quasi mai in porta, con il portiere De Lucia, vecchia conoscenza del Catanzaro, che non si sporca nemmeno i guanti. Partita decisa da una punizione di Maiorino. Furlan ci ha messo del suo, a mio modo di vedere. Punizione battuta sul suo palo, un diagonale, poi praticamente Catanzaro che giocò col 3-5-2 quella partita, me la ricordo. Auteri, Misse, Fischnaller e Bianchimano davanti. Canutè praticamente per tutto l'anno non è stato disponibile, Durzi aveva qualche problemino, si è optato per questo modulo. Catanzaro che perse meritatamente contro una squadra che io avevo visto giocare e che sinceramente era una di quelle che avrei voluto evitare in sede di sorteggio. Sì, fra l'altro hai fatto bene a ricordare anche l'atteggiamento, no, scelto dal punto di vista tattico di una squadra che fra l'altro ha commesso l'unico errore proprio in occasione poi del fallo, sì, che ha portato al gol di Maiorino, vale a dire alzarsi troppo, scollarsi troppo, perché fino a quel momento comunque la squadra stava tenendo bene il campo, pur diciamolo insomma costruendo poco. Ci fu un'occasione con Bianchimano, ma poco altro. Non fu, ha detto bene Ferdinando, abbiamo rivisto in quella partita il Catanzaro dei mesi precedenti. Però di quella partita, di quella trasferta, a parte la nebbia del giorno dopo in riva al lago che poteva portare anche a gesti estremi, mettiamola così, cosa ci è rimasto, Francesco? Ci è rimasto un po' quello che diceva Francesco Ceniti prima in collegamento. Ci è rimasta la sensazione che ci sia veramente fame di Catanzaro. Ricordo ancora quando andammo in diretta nel prepartita e c'era questo fiume, questo poi alla fine Salò veramente è un paesino, no, sul lago, invaso di tifosi del Catanzaro che arrivavano veramente da ogni parte del nord e del centro Italia, tanti anche dal sud come noi che avevamo affrontato questo viaggio della speranza in auto. È il racconto di quella giornata, e nonostante poi il risultato sportivo negativo, è una di quelle cose che
veramente ti resta nel cuore, ti resta nella testa, e forse è uno dei motivi, anche quando ripenso certe volte al perché, no, si continua a seguire la squadra nonostante ci siano dei risultati sportivi negativi. Beh, forse ecco, sono proprio queste, no? Prima parlavamo delle storie delle persone, dei tifosi, e sono le cose che veramente tengono insieme un ambiente che sostanzialmente da 30 anni è fuori dal calcio che conta. Ma io effettivamente penso che se dovessi dire, come hai detto tu prima, una cosa al presidente Noto, direi che il Catanzaro non è solamente una squadra di calcio. Il Catanzaro è speranza, è amore, è passione, è sofferenza, è un qualcosa che va trattato come se fosse una cosa vivente. Non si può pensare solamente al Catanzaro come numeri, bilanci, una squadra di calcio, perché è molto molto di più. E quella partita a Salò, il Catanzaro gioca in casa, così come gioca in casa quasi dappertutto se le cose vanno bene. Era sì, però vero, solo l'andata, quindi era, c'era la possibilità di ribaltarla. Con il Catanzaro che aveva i due risultati su tre a disposizione, quindi bastava... No, chiedo scusa, doveva vincere assolutamente, aveva due risultati su tre prima del... Nel turno in sé. 22 maggio, Catanzaro Feralpi Salò, Catanzaro che è, insomma, in vantaggio 2-1, minuti finali, dalla panchina della Feralpi Salò gettano dentro tutti gli attaccanti che avevano. Poi cosa accade? Perché c'era un Catanzaro che aveva dei problemi in difesa, giocatori infortunati, ci ritroviamo a difendere con un giocatore che non avevamo mai visto in tutta la stagione, che non abbiamo più rivisto, lo ringraziamo e lo salutiamo con affetto, Panbianchi. Signori, Panbianchi che si ritrova lì con Signorini, Zoppo, schierato... Figliomeni, che si era fatto male il match d'andata, perché vi ricordate che si era tirato con questo problema, poi ha stretto i denti, ha giocato, però non stavano bene. Diciamo che si erano fatti male Figliomeni e Bianchimano, lì Auteri purtroppo, secondo me, ci ha messo del suo, perché li schiera entrambi. Si brucia un cambio a fine primo tempo con Bianchimano, gli altri cambi avvengono nella ripresa perché il Catanzaro è sotto 1-0, spreca tutti i cambi e alla fine praticamente sul 2-1 c'è un cross in area di rigore, Figliomeni non può spazzare perché non ha le gambe. E va con lo stinco a buttarla, non so se è in calcio d'angolo, io ancora c'ho i dubbi. Per arbitro e calcio d'angolo, e da lì si ritrovano Figliomeni, Panbianchi, una coppia. Vai tu che vado io. Che non aveva mai giocato insieme, fondamentalmente. Tra l'altro. No, vabbè, io ancora. Mi sono ripreso, nel senso che l'ho superata, però no. Ripenso anche all'azione precedente sulla quale no. Ci siamo interrogati tanto sul fatto che magari potesse tenere palla, invece aveva preferito scendere sulla fascia, provare ancora ad attaccare. Perché? Perché quella squadra aveva nel suo DNA quella filosofia, cioè la filosofia del fare un gol in più dell'avversario, di provare sempre la giocata. Tante volte Auteri aveva insistito sul concetto, no, di esperienza, di furbizia, di malizia che tu puoi mettere in campo se hai giocatori che sono in possesso di queste doti. Quel Catanzaro, ecco, poi questa considerazione torna anche nel racconto di quello che è la stagione attuale, non ha mai realmente colmato quel gap lì, quella mancanza di giocatori che in questa categoria, lo stiamo vedendo sia nella stagione precedente che quest'anno, guarda caso, lì sopra chi c'è? C'erano le squadre che hanno preso dei vecchietti. Ma Catanzaro Feralpi Salò non finisce al fischio finale dell'arbitro, del signor arbitro che salutiamo. Ma amabile, appunto, amabile adesso, dirigenza, che è tutto meno che amabile. È tutto meno che amabile. E adesso sì che possiamo, eccola qua, la foto di Noto e Auteri che abbandonano il campo. Non c'è lo giudice in questa immagine, potremmo raccontare mille retroscena di quella giornata, però stiamo ai fatti, alle dichiarazioni, no, che poi arrivano dai protagonisti. In questo caso inutile tornare su quelle che sono state le dichiarazioni di Noto, che poi hanno portato alla sua inibizione, stessa situazione poi che si è verificata per Pasquale Lo Giudice. Però leggiamo quello che disse, no, Gaetano Auteri dopo la partita, in questo caso appunto in seguito anche, no, alla disperazione dei calciatori, di chi ci ha creduto fino alla fine, vale a dire in questo caso abbiamo scelto le lacrime di Figliomeni. Auteri che però dice dopo la partita: sono molto amareggiato, abbiamo seminato molto di più, io ho un contratto, abbiamo le basi per fare benissimo e disponiamo di una serie di giocatori di proprietà che sono cresciuti tantissimo.
Ricordo, gli ho fatto proprio io questa domanda. Gli chiesi come il Catanzaro si poteva approcciare all'anno successivo, comunque sia da terzo in classifica, con miglior attacco della Serie C. Lui rispose così. Probabilmente c'erano veramente le basi per fare bene. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi rientriamo e proseguiamo. E ci continuiamo a fare racconto. Del male. Sì, molto sì. Male. Restate con noi. Mad Club è solo su TB Radio. TB Radio, your social radio. Thank you.
Social Radio. Di nuovo in diretta, stiamo procedendo verso gli ultimi 20 minuti di diretta, chiuderemo con due ore, insomma, ma era doveroso questa farlo, visto che stiamo provando a ricostruire il 2019, siamo ancora a maggio, ragazzi, quindi dobbiamo velocizzarci, insomma, a velocizzarci e accelerare, proiettarci, verso la nuova stagione. Intanto vi ricordiamo il numero che vedete sempre in sovraimpressione, il 353 30 73 938, per interagire con noi. Siamo arrivati, come dicevo, appunto al mese, diciamo, di giugno-luglio, mettiamola così, giusto, pieno Francesco? Pieno di tiro, perché il Catanzaro è a Moccone, scelto sede della, insomma, Sila, lato cosentino, e a luglio ci sono le prime dichiarazioni di Auteri dal ritiro, e erano dichiarazioni in linea con quelle che erano state invece le parole post eliminazione playoff. Auteri che dice: ho fiducia nell'operato della società e, come annunciato dal presidente Noto in conferenza stampa, sono certo che costruiremo una squadra ambiziosa. Cosa accade però sei giorni dopo, praticamente il 20 luglio, che Auteri interviene nuovamente con qualche altra dichiarazione diversa nei toni e nelle parole rispetto a quelle di una settimana prima. Dice: il progetto di lavoro è avviato, partiamo 100 punti avanti rispetto all'anno scorso, l'80% di quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, mi aspetto di ripartire dall'entusiasmo che avevamo lasciato. E quindi, insomma, è un Auteri che in questo caso era andato un po' in là con le dichiarazioni, e si era già espresso anche sul potenziale vincitrice del campionato. Diceva: vincerà chi saprà gestire al meglio i momenti complicati che capitano sempre nel corso di una stagione. Direi che poi il Catanzaro li ha gestiti maluccio quei momenti di crisi e di problemi. Sì, in effetti, però sembravano giorni, no, in cui noi siamo stati anche lì a Moccone come tanti tifosi, in cui anche, insomma, era spesso, insomma, ti trovavi a vedere Auteri e lo giudice che parlottavano durante l'allenamento. Possiamo anche vedere, appunto, la foto, quella, appunto, successiva, quella, la numero 8, vedete proprio qui, no? Questa è un'immagine, direi, abbastanza eloquente su quello che era il momento in estate. Quindi ovviamente Auteri resta allenatore del Catanzaro e iniziano, mettiamola così, a costruire questa squadra. A costruire la squadra che, per obiettivi dichiarati, doveva andare quantomeno a provare a vincere il campionato e conquistare la Serie B. In questo caso io credo che ci si aspettino acquisti di primo livello, magari non il Giorgio Corona di cui parlava Geniti, che tra l'altro Corona fu comprato per disputare un campionato di C2 e non di C1, perché il Catanzaro fu ripescato quell'anno. Però ci si aspettavano giocatori, a mio modo di vedere, mi perdonasse con tutto il rispetto, diversi da Nicastro, diversi da Calì, diversi dallo stesso Magni, che secondo me è la più grande delusione, perché comunque un giocatore che veniva da 11 gol fatti con il Monopoli, un giocatore che a me piaceva e che lo immaginavo in un tridente con Canutè e Fischnaller, però per vincere i campionati servono ben altre cose. E Auteri, secondo me, non era nemmeno tanto soddisfatto, così come si poteva leggere tra le righe delle sue dichiarazioni. L'80% è stato fatto. La sensazione di quei giorni era che il Catanzaro non riuscisse a portare a termine quei 2-3 obiettivi, no? Quel famoso gap che colmassero, quel gap di esperienza, quel gap di malizia, di furbizia. Erano giorni nei quali, no, si rincorrevano tanti nomi, soprattutto per l'attacco: Marotta, Paponi, obiettivi che sono stati poi seguiti a lungo, ma che sfumavano sempre per ragioni che proprio hai fatto bene a ricordare tu in la nostra lì puntata in diretta da Moccone, parlando con il direttore sportivo. La scusa, mettiamola così, no, del mancato arrivo di alcuni giocatori era il motivo ambientale, le problematiche legate alla destinazione del Sud Italia, a Catanzaro, e non c'era niente da fare, eccetera, eccetera, la città. Mi sa che alla fine poi i problemi però forse erano di altro tenore. C'è da dire anche che, come dire, spesso poi il, diciamo, la capacità poi anche di convincere determinati calciatori spesso arriva da chi già hai all'interno, no? Spesso tra, insomma, calciatori, tra
ci si sente, quindi anche il famoso messaggio vieni, no, a Catanzaro, e quindi questo lo devono fare chi? Quelli che sono già lì, che si sentono ancora al centro del progetto. Il problema è che tutti i giocatori che erano lì erano in scadenza di contratto, non sono mai stati convocati in sede per rinnovare il contratto, e ogni giorno a Moccone vedono arrivare 1, 2, 3, 4, 5, 20, 22, 20, quanti ne sono arrivati? 30 giocatori con biennali, triennali o in prestito, come nel caso di Magni, che è stato un accordo particolare anche, no, tra due proprietari che si conoscono, che hanno rapporti extra calcistici anche insieme, vale a dire appunto il presidente Noto, il presidente Percassi, in questo caso dell'Atalanta. Uno di questi che arriva però in vista poi della prima partita ufficiale, no, della stagione, la Coppa Italia, è Kalì. Aimone Kalì, che si presenta tra l'altro al meglio ai tifosi del Catanzaro, segnando il primo gol stagionale del Catanzaro con la Casertana. Era il 4 agosto in Coppa Italia, primo tempo veramente brutto da parte dei giocatori del Catanzaro, però era la prima giornata, era la prima partita, chiedo scusa, ci poteva pure stare. E sugli sviluppi di uno schema su calcio piazzato arriva questo gol di Kalì che sblocca la partita di Coppa Italia Senior, non Coppa Italia di Serie C. Vero, giusto. Gara di eliminazione diretta, chi vince si può regalare una squadra di Serie B. Catanzaro poi vince 4-1, ma solamente dopo i tempi supplementari contro una Casertana. Francesco, l'hai vista com'è quella partita? Casertana, sì. Che poi ha giocato bene, ha trovato il gol del pareggio, però poi è veramente crollata nei tempi supplementari. Sì, due gol. Anche di Nicastro, appunto, nei supplementari, poi la firma di Canute, Kalì, insomma il tridente, gli attaccanti subito in gol. Poi si va all'11 a Salerno, appunto, a sfidare per quanto riguarda la Coppa Italia nazionale la Salernitana di mister Ventura. Veniamo eliminati, una partita che non ha visto nessuno perché non c'è stato modo di vederla, se no attraverso qualche streaming illegale da Salerno, sì, lo possiamo dire. Ha segnato Magni, vedi, ha segnato, nessuno poi l'ha sì, visto testa, praticamente, testa, ha segnato di testa, ma veniamo eliminati dalla Coppa, vabbè, poco male, erano delle amichevoli, ci può stare, no? Ci può visto stare. Che di amichevoli non ne abbiamo fatto. Arriviamo così alla vigilia della prima partita di campionato, siamo al 24 di agosto, alla vigilia. Auteri dice questo: noi partiamo decisamente meglio dell'anno scorso perché c'è un gruppo che ha un anno di lavoro insieme. Sono arrivati dei giocatori che abbiamo inserito, calciatori di spessore come Martinelli e Nicastro che ci aiuteranno. Noi ripartiamo da quello che abbiamo lasciato con una buona posizione in campionato ed un'eliminazione ai playoff con tanta amarezza. In questo campionato le trappole saranno disseminate sempre. Nessuno può pensare di vincere facilmente. Si vincerà con la capacità di soffrire, con il gioco. Intanto vediamo di iniziare con il piede giusto. Abbiamo fatto tante scelte sui confermati, parlato tanto sui calciatori che potevano rinforzarci. Spesso ci siamo trovati di fronte a rifiuti e sembra strano visto che Catanzaro è una piazza importante. Abbiamo una grande società alle spalle che adempie perfettamente agli impegni mensili. È un percorso di 38 partite, un'eternità. Appunto, però l'ha detto. Il percorso però il suo di partite ne è durato solo 10. Esatto. Quindi insomma un terzo, nemmeno un quarto di percorso. Partiamo però, insomma, una partita complicata. Teramo che ha cambiato tutto, ha preso un allenatore di grande esperienza, una squadra che ancora si doveva costruire, assemblare. Vittoria per 2-1, gol di Nicastro, segna Canute sul rigore, 3 punti subito portati a casa. Tra l'altro con Di Gennaro che para un calcio di rigore subito, noi l'avemmo poi in diretta alla puntata di Net Club, perché lui rilevava fra l'altro, no, il posto che era stato di Furlan, anche lì in estate, l'assurda vicenda legata ai portieri che si sbloccò solo negli ultimi giorni di mercato. Di Gennaro si presenta benissimo, addirittura dice no, ringrazia per l'accoglienza, perché arrivare, essere subito ben accolto, parare un rigore, sembrava, Capraro, veramente una favola, e sembrava, no, anche l'inizio di una stagione che ci potesse in qualche modo proiettare verso obiettivi più alti, tant'è che insomma abbiamo fatto almeno una puntata da primi in classifica, addirittura in quell'occasione ascoltammo Ferrigno. È vero, per ricordare quella stagione. In realtà poi inizia il mese di settembre, arriva questo pareggio a Bisceglie per 1-1, un pareggio molto sfortunato, lo possiamo dire, migliore un, in campo, un tiro al bersaglio, sì, quella migliore partita. In campo il portiere del Bisceglie, che poi la giornata dopo
ne prese 4 o 5 a Reggio Calabria. Sì. Però la sensazione era proprio positiva, comunque di una squadra che creava, che giocava con una linea altissima, tutta nella metà campo avversaria, insomma una squadra che dimostrava forza anche in fra campo contro gli avversari. Tra l'altro col Bisceglie, Nicastro stava per fare il 2-1 alla fine con quell'azione super assurda, stava per fare un super gol col portiere che fece una grandissima parata, infatti anche lì no, pareggiammo, però la sensazione fu quella di una squadra che meritava dominante, i proprio tre punti, che domina, esatto, che esprime, continuava ad esprimere il gioco che ci aveva caratterizzato all'inizio del 2019. Arriviamo così poi a giocare l'8 di settembre in, ancora sulla, in Puglia, diciamo, prosegue il percorso sulla via della Puglia a Monopoli. Monopoli che cambia allenatore, torna Mister Scienza. Partita complicata ovviamente per anche per quella che è la storia, no, del Catanzaro a Monopoli, non quella di Auteri però, che ha sempre fatto bene a Monopoli, giusto? L'unica vittoria del Catanzaro prima di questa partita proprio con Auteri nell'anno 2009-2010, se non sbaglio decise Mosciaro quella partita. Ecco, questa... però in queste prime tre partite a me, alla luce di quello che è successo, mi viene da sottolineare due cose. Il Catanzaro è stato molto fortunato. Affronta il Teramo con una squadra che si era appena fatta e infatti vince 2-1. Giocarla dopo non lo so quanto finisce. Catanzaro va a Monopoli proprio nel momento in cui il Monopoli cambia allenatore e visto che il Monopoli passa a Catanzaro 8-9 punti, non so giocarla ora a Monopoli quanto finisce la partita. Quindi 7 punti conquistati anche con un po' di fortuna a mio modo di vedere. No, tra l'altro ricordo le considerazioni che facevamo alla vigilia del campionato vedendo un po' il calendario. C'era la netta sensazione che se il Catanzaro fosse partito bene nelle prime 9-10 partite, viste le avversarie, anche per le ragioni che hai detto tu, si sarebbe potuto mettere in un certo senso capofila del girone. E fino a un certo punto, insomma, più o meno è andata così. Sorridevo perché anche nelle considerazioni estive, vedendo il Bari, vedendo comunque la regina che si andava a formare, noi avevamo sì un anno in più, no, di esperienza, quindi partire forte per arrivare alla sfida con il Bari e dimostrare di essere più forti. È incredibile, insomma, pensare veramente come è andata a finire, cioè nessuno si sarebbe potuto immaginare una situazione così. Torniamo a settembre, anzi restiamo al mese di settembre, metà mese, Catanzaro che gioca in casa contro la Sicula Leonzio, 3-1, torna a segnare anche Giannone, indovinate come? Su calcio di rigore, battendo Nordi, il primo acquisto dell'Eranoto, e poi voi avete fatto la trasmissione da primi solitari in classifica, perché il giorno dopo Bari-Regina finisce 1-1, con il Catanzaro primo da solo in vetta alla classifica, quindi poi siamo andati lì a spulciare quando era stata l'ultima volta del Catanzaro in testa, e insomma un bel po' di anni fa era successo. Sembrano passati degli anni, dieci a sentire anni, così invece sono passati appena pochi mesi, però poi cosa accade? Si va a Viterbo, quindi si torna a giocare fuori casa, Catanzaro che aveva pareggiato a Bisceglie, vinto a Monopoli e si va a giocare a Viterbo il 22, dove arriva la prima sconfitta, 2-1. Il 21, il giorno prima, io ad Auteri chiesi in conferenza stampa se questa squadra gli sembrava più forte di quella dell'anno scorso. Lui mi disse non lo so. Lui non si, mi aspettavo una risposta sì, siamo più forti, abbiamo operato bene sul mercato. Lui mi rispose non lo so, l'unica cosa che mi sembra è che siamo un po' più continui dall'anno scorso. Addio continuità, perché da lì in poi discesa non verticale di più. Lo scenario inizia a cambiare. Si gioca in casa poi a fine mese, si gioca contro il Rieti, un Rieti insomma in condizioni, lo possiamo dire, insomma di disastrose, torna a segnare Bianchimano e sì, arrivano i tre punti. Chiudiamo poi il mese tornando a Caserta, rivivendo un po' quello che era accaduto nella stagione scorsa, se vogliamo, sotto certi aspetti. Quello che però colpisce è che questa squadra, che appunto nelle prime tre giornate comunque aveva dato la sensazione di essere dominante in campo rispetto agli avversari, produrre tante occasioni di gol ma segnarne poi, no, concluderne poche, va a Caserta e perde di nuovo. E lì allora cominciamo
Mi ricordo una striscia che io scrissi per westcatanzaro.net e la intitolai Tempo di riflessioni. Un po' pure in disaccordo con il vario gruppo, perché naturalmente c'è ancora presto per tempo di riflessioni, però a mio modo di vedere già dei piccoli nei si potevano già cominciare a scorgere da una sconfitta brutta, quella di Caserta, perché mentre a Viterbo ci fu un tiro al bersaglio, a Caserta il Catanzaro giocò malissimo. Il gol fu pure secondo me casuale, il gol di Casoli. Segnò Casoli, incredibile. Segnò Casoli di testa. Segnò Casoli di testa. Il mese di ottobre però vede il Catanzaro subito rispondere alle critiche vincendo in casa contro la Virtus Francavilla, gol di Fischnaller, Bianchimano e Di Livio. Una bella partita quella, una bella vittoria. La fortuna fu di segnare con Fischnaller un minuto dopo che Vasquez aveva segnato per la Francavilla, poi nel secondo tempo Bianchimano in contropiede. Quella fu una partita, me la ricordo bene, che il Francavilla attuò un'ottima tattica del fuorigioco. In un'occasione sola sbagliò, proprio nell'occasione di Bianchimano, che al 56esimo circa segnò il 2-1, poi Di Livio il 3-1 la chiuse. Arriviamo così alla settimana, no, che porta al derby, quello del Granilo, con una Regina che vola. Ma il Catanzaro, insomma, tutto sommato è lì, quindi veramente è uno scontro al vertice. Pari punti, se non sbaglio. Pari punti, un Granilo strapieno, più dello scorso anno. L'attesa ovviamente da parte dei tifosi della Regina, dei calciatori della Regina, per in un certo senso rispondere al derby dell'anno precedente, o meglio dello scorso campionato, perché sì, poi esatto, l'anno in questione è lo stesso. Una partita equilibrata, una partita bellissima, decisa poi nel finale. Prima c'era stato il palo di Fischnaller, e quel palo, un po' forse come il rigore di Giannone di Castellammare, ha cambiato, no, il destino di questa stagione. Sì. E allora, storicamente parlando, la parete di Reggio si inserisce come l'anno scorso, come quella di Catania. Il Catanzaro ci sono un po' di critiche, un po' di malumori, 16 punti in 8 parete sembrano pochi alla piazza che forse ne voleva 24, non si può effettivamente averne 24. E a Catania l'anno scorso il Catanzaro vinse 2-0, dando quella svolta poi al campionato. Il palo di Fischnaller rimane in gola, perché quello poteva essere secondo me anche l'episodio che cambiava l'intera stagione, ma di entrambe le squadre, perché da lì in poi la Regina fa 11 vittorie di seguito. Invece Catanzaro crolla. Il Catanzaro effettivamente poi crolla, nonostante appunto una prestazione importante, ma al di là di quello che poi è successo nel post partita, con tutto quello che abbiamo raccontato, noi abbiamo poi avuto l'opportunità di avere con noi in diretta il presidente Floriano Noto, proprio per analizzare con lui quel momento delicato, quella partita. E Francesco, come ricorderai benissimo, il presidente insomma non solo chiese insomma appoggio, no, da parte della piazza, sostegno, di continuare insomma tutti insieme a crederci, ma confermò anche mister Auteri. Sì, conferma che arrivò un po' a denti stretti, a dire la tirata, verità, no, però, fu un po' tirata. Chiudemmo poi quel collegamento e commentammo quella puntata con la sensazione che fosse stata una conferma un po' di rito, ma che effettivamente qualcosa intorno ad Auteri cominciava a muoversi. Del resto, insomma, non parlano tanto, questo ormai l'abbiamo capito, ma quando hanno parlato e hanno, soprattutto Noto, ha confermato degli allenatori, in genere poi 7-10 giorni dopo è quasi sempre arrivato l'esonero. Non ha fatto eccezione nemmeno in questo caso con Auteri. Una battuta, insomma, per commentare quello che è stato, a proposito, no, di sliding doors, di situazioni, di eventi che cambiano poi il corso di un campionato. In questo caso, ecco, quello probabilmente dall'esonero di Auteri in poi inizia un'altra storia, no, di questa stagione, ma forse anche della presidenza Noto. Prima dell'esonero si doveva giocare contro il Potenza, Catanzaro contro Potenza, alla vigilia del match contro appunto il Potenza, che lo ricordiamo stava volando in quel momento. In classifica, due gol solo subiti.
Auteri dice: è ovvio che fare punti sarebbe meglio, ma quello che succede nell'immediato non decide niente. Mai ultimamente ci sono stati campionati decisi ad ottobre. La Juve Stabia lo scorso anno, nonostante i tanti punti di vantaggio, ha vinto il campionato nelle ultime giornate, giustissimo. Conterà la continuità di risultati alla lunga, e noi al momento stiamo bene, a parte qualche cosa che già sapete. Noi ce la giocheremo con tutti fino alla fine del torneo, non c'è bisogno di creare inutili allarmismi. Bisogna analizzare il momento con oculatezza e cercare di superarlo insieme a Grassadonia, in realtà, perché poi praticamente il giorno dopo la sconfitta contro il Potenza, fra l'altro sullo 0-0 abbiamo avuto delle occasioni clamorose, qui come sempre diciamo in campo non vanno gli allenatori, in campo vanno i giocatori. Nicastro solo davanti al portiere non è riuscito né a scartarlo né a tirare, né, insomma, quelli sono i momenti tirato, cruciali, no? I momenti cruciali in cui poi si decide. La traversa di Riggio la palla a Nicastro che a porta vuota tira addosso al difensore, il tiro di Canutè sull'1-0 che sfiora l'incrocio dei pali, nel secondo tempo quello del Potenza invece la butta sotto l'incrocio, quindi quando gira male deve girare male, non c'è niente da fare, sì, secondo me. E così diciamo arriviamo a quella famosa partita di cui, insomma, in estate, no, si diceva partiamo forte, arriviamo a Bari e diamo dimostrazione della nostra forza. Noi a Bari siamo andati. Voi due sì, c'eravate. Siamo andati a Bari. A Bari è andato anche Grassadonia, accolto così, come state vedendo in foto, dal presidente noto, sorrisi. Insomma, Grassadonia non sapeva cosa stava per accadere da lì a poche ore. Messo sul pullman, dirottato in panchina per una partita complicatissima, difficilissima contro il Bari. Dalla foto notavo che aveva già i colori del Bari, quindi era già proprio sì, era il destino pronto, di, psicologicamente di... era pronto. Contro un Bari che, diciamo, gioca e non gioca, trova questo gol subito nel primo tempo, stessa dinamica con una giocata incredibile di Antenucci, che lo ricordiamo era il capitano della Spal in Serie A fino a pochi mesi prima, 2-0 e tutti a casa. Tutti a casa, fra l'altro quella partita ci diede la netta sensazione che ci fosse un allenatore in panchina, ma la squadra si esprimesse ancora come... insomma, come aveva imposto, no, l'allenatore precedente. È una situazione veramente assurda. Averla vista e raccontata dal vivo, secondo me, è una di quelle cose storiche, no? Perché racconta proprio un momento di transizione e anche di solitudine, direi. Io vidi, no? Abbiamo tra l'altro avuto Grassadonia in esclusiva ai microfoni quella sera. Veramente una sensazione in quel caso di abbandono. Cioè, l'allenatore messo lì a parlare, circondato da giornalisti, pochi di Catanzaro, a dire la verità, forse eravamo noi gli unici presenti quella sera, tanti altri di Bari. Ecco, c'era proprio quella sensazione di indifferenza, come dicevamo prima, no? La parola chiave di questo 2019. Un Grassadonia che era comunque entusiasta, ovviamente, appena arrivato, quindi poco poteva fare, no? Soprattutto incidere, però qualcosa ha cambiato, sì, perché in realtà ci siamo schierati subito. Correggimi se sbaglio, col 3-5-2. No, subito no. Ma a Bari non abbiamo giocato col 3-5-2. 3-4-3. Con Isolo? No. Abbiamo 3-4-3. Abbiamo cambiato gli uomini, perché abbiamo visto per la prima volta Tascone, abbiamo con Grassadonia, no? Proprio quella partita segnò l'esordio di Tascone. Tascone. Fino ad allora... oggetto misterioso del sparisce Catanzaro. 40, perché 40 non l'abbiamo più visto. Tra infortuni, secondo me mister Auteri se l'è portato in Sicilia per fare posso dire una segnargli cosa. Fondamentali a parte il fatto che quella paretta, io fortunatamente ero nella lontana Como, forse mi ero perso per Salò, per una laurea, per la laurea di mia sorella che saluto, quindi però l'atmosfera era tipo, però se in Serie A si aspetta, se c'è una paretta infrasettimanale si aspetta per esonerare l'allenatore, perché appare una cosa assurda a due giorni da una partita. Perché in Serie C bisogna fare l'esperimento di esonerare l'allenatore top player per prendere una scommessa? Perché appunto perché? È una cosa che fai passare la partita di Bari e poi si vede, anche perché il Bari invece caccia Cornacchini e prende Vivarini, tu caccia Auteri e riprendi Grassadonia. Mitico film Amici miei, no? Che tutti abbiamo visto almeno una volta nella vita, cioè diceva: che cos'è il genio? No, era quella. Che cos'è il genio? Ecco. E a Catanzaro, secondo me, il genio non lo puoi fare. Però c'è subito la possibilità di riscattarsi, perché si torna in campo contro il
rende, se non ricordo, fanalino di coda. È il 27 ottobre, il giorno prima della partita, parla mister Grassadonia nella prima conferenza ufficiale da allenatore del Catanzaro. Grassadonia che dice: ho trovato un organico moralmente giù, eredito una squadra organizzata, fisicamente a posto. Auteri è un maestro, ma io ho il mio modo di pensare calcio, devo essere bravo ad entrare nella mente dei miei calciatori, ho grande entusiasmo e desiderio. Chi saprà sfruttare, prosegue Grassadonia, l'occasione farà parte di questo percorso. Quindi subito, no, a mettere in chiaro quello che sarà il percorso dal suo arrivo fino alla sosta di campionato. Il mercato di gennaio aprirà appunto fra poco. Voglio uomini prima di tutto, voglio soldati. Parlare di oggi di primo posto è utopia. Questa è una squadra che deve scalare la classifica con grande umiltà. Dobbiamo riportare questa rosa dove merita. Ho firmato fino a giugno senza opzione per il rinnovo. Tra l'altro questa cosa è veramente simpatica, perché ci furono due settimane, secondo me, terribili dal punto di vista della comunicazione, con Noto che in conferenza stampa disse: abbiamo preso Grassadonia per fare il modulo che faceva Auteri, abbiamo preso Grassadonia con opzione per il secondo anno, lottiamo ancora per il vertice della classifica. Va Grassadonia, dopo aver giocato a Bari, in conferenza stampa e smentisce clamorosamente su tutti e tre i punti cardine della dichiarazione di Noto, il presidente. Insomma, questo secondo, all'epoca lo commentammo facendoci una risata, ma in realtà era un sorriso amaro, perché era chiaro, no, in quel momento, che c'erano qualcuno che stava dicendo una fesseria, insomma. È abbastanza evidente che poi le cose siano andate così. In realtà poi abbiamo letto, no, questa dichiarazione di Grassadonia, che poi fu di fatto la prima, no, quella con della gara contro il Rende. E poi, no, c'è 1-1 con il Rende in casa, insomma, ragazzi. Veramente lì partita ultima partita di 40. Lì hai capito subito. Eccolo, 40. L'ha giocata. Sì, alcune cose le ho... Eh sì, perché c'era... Le ho rimosse. Bivacqua che sembrava Bale contro 40. Dopodiché abbiamo, grazie al lavoro del nostro Cosimo Simonetta, le dichiarazioni di quello che è sempre Grassadonia prima del derby di Vibo, poi rinviato per il maltempo e rigiocato, ricordiamolo, con il risultato di 0-0 finale. Grassadonia che dice: dovremmo essere bravi a fare dei metri in avanti e non centimetri indietro. Ogni gara per noi deve essere una finale come atteggiamento. Il nostro intento è fare il massimo fino a dicembre. Allenarsi con 30 giocatori è davvero difficile e mortificante per chi poi sta, mentre io lavoro con 20 calciatori. Dobbiamo crescere in settimana perché abbiamo una rosa di qualità. Non dobbiamo porci limiti a breve. Quando sono arrivato, il gruppo che avevo era ben lontano dal mio modo di vedere calcio, e direi che c'è rimasto anche lontano da quel modo di vedere calcio. Smentisce anche in questo caso Noto, perché Noto, quando ha presentato a Grassadonia, se n'è arrivato con una lista, me la ricordo, in cui elencò tutte le squadre che avevano 30 giocatori in rosa, quindi secondo lui era una cosa normale. Sì, diciamo che alla partita di Vibo il Catanzaro ci arriva poi battendo il Monopoli in Coppa Italia di Serie C per 2-0, pareggiando a Cava per 2-2 con gol di Fischer nei minuti di recupero, battendo il Catania 3-0 in casa. Poi ci fu questa partita rinviata di Vibo, e novembre si chiude con la vittoria con la Casertana, sempre in Coppa Italia di Serie C, con due gol di Fischer in casa. La Coppa Italia che diventa, no, poi di fatto da quel momento l'obiettivo numero uno della società per la stagione, perché insomma si capisce che il Catanzaro in campionato ha delle difficoltà. La Coppa invece sembra dare maggiori soddisfazioni, e vedere anche un Catanzaro che alla fine tutto sommato gioca discretamente bene. Fra l'altro il mese di novembre è il mese in cui arrivano rinnovi contrattuali, arrivano i rinnovi per i calciatori, in particolare insomma Celiento, no? Direi un rinnovo importante. C'era stato quello del capitano anche di, no? Di Mattia Maita, che era avvenuto qualche settimana prima, ma in particolare, ecco, come stiamo vedendo, c'è il rinnovo di Pasquale Lo Giudice. Che nessuno si aspettava, possiamo dirlo. Hai una faccia, Ferdinando, guarda, che parla più di mille. Ma perché, vabbè, io non sono nessuno per commentare una cosa del genere, però credo che la piazza abbia riposto il Lo Giudice, la figura del maggiore colpevole di questo andamento,
E nel famoso slogan "insieme si può", tu praticamente la piazza non la tieni in considerazione, vai a rinnovare il contratto. No, 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 su questo l'unica, diciamo, l'unica considerazione che aggiungo, no, è che in realtà, al di là di quella che è l'opinione poi della piazza, per i motivi che raccontavamo prima con Ceniti, non si tratta di simpatie o antipatie personali, no, ma quello che si commenta è il lavoro, perché spesso, sai, quando si parla di questi argomenti, no, per quanto massima stima per lo giudice, io me lo ricordo come calciatore, uno che ci ha messo sempre l'anima, qua si commenta l'operato, e l'operato è l'operato è oggettivamente insufficiente per tante ragioni, anche perché siamo arrivati nel racconto, no, del cammino del Catanzaro al mese di novembre, che si conclude appunto con la come abbiamo ricordato, col passaggio del turno in Coppa Italia, che, come ricordavi tu, diventa a questo punto un obiettivo concreto, no? La possibilità di giocare i quarti di finale in gara secca ancora in casa. Mese di dicembre che però si apre con la Ternana che viene al Ceravolo e vince meritatamente per 3-1, nonostante il gol di Bomber Celiento. Matteo, io quella partita lì però non lo so come la riesco a leggere. La Ternana mi è piaciuta perché, per come è impostato il primo tempo, la Ternana mi è piaciuta perché, contrariamente a quello che eravamo abituati a vedere con Auteri, è venuta a schiacciare il Catanzaro sin dal primo minuto, e questa è una cosa che mi ha sorpreso. Però secondo me in quella partita, oltre alla bravura della Ternana, c'è il Catanzaro che si è fatto un suicidio calcistico, il rigore di Canutè, l'autogol di Martinelli alla fine, cioè, se finiva 1-1 credo che sì, sicuramente gli episodi sono stati determinanti, però all'interno della partita, del film dei 95 minuti, la Ternana ci stava credendo molto di più. Catanzaro ha giocato 20 minuti, diciamo che la gara con la Ternana, a mio avviso, come altre gare, no, avevamo raccontato per esempio della scorsa stagione il pari con la Juve Stabia, ecco, la gara con la Ternana, a mio avviso, in questo momento ha detto che la Ternana, come le altre squadre che stanno viaggiando lì in vetta alla classifica, hanno una struttura, una caratura totalmente diversa rispetto al Catanzaro. E Matteo ha esemplificato dicendo: se tu giochi 20 minuti su 90, certo, è normale che squadre esperte, costruite per vincerlo, perché fra l'altro la Ternana, insomma, scorrendo anche la rosa, ti accorgi che è una squadra che ha mantenuto l'intelaiatura dell'anno scorso. Ternana che l'anno scorso ha giocato di fatto per non retrocedere, ma che ha giocatori in un altro girone, mai lungo, vantaggiato, cioè uno squadrone. L'anno scorso aveva Nicastro. Molti dicevano: la Ternana però giocherà in un girone diverso, dovrà abituarsi. Il girone C non è il girone B, lo abbiamo visto. Fra l'altro, una sconfitta che certifica come il Catanzaro perde con la Ternana, perde con la Regina, perde col Bari, con perde tutte col le Potenza, squadre che con tutte sotto le squadre che stanno davanti. Ma il mese di dicembre è appena iniziato. Si va a Pagani a giocare contro Mister Erra, 1-1, in una partita in cui nel primo tempo praticamente non è successo nulla. La Paganese ha segnato anche per sbaglio, perché in realtà nessuno aveva tirato, aveva crossato, poi questa palla è arrivata lì, è rimasta lì e prende il gol. C'è però un'altra cosa che dobbiamo sottolineare, e che invece avevamo fatto ovviamente in diretta con i nostri amici, commentando le dichiarazioni, no, di Mister Grassadonia già prima della gara di Pagani. Avevamo detto, ascoltando appunto le sue dichiarazioni, mente sapendo di mentire, perché si era ritornati a parlare, come aveva fatto Mister Auteri dopo le prime partite non proprio perfette, soprattutto in trasferta, a chiedere personalità, a chiedere voglia di dimostrare, insomma, no, di essere veramente poi sul campo una delle squadre più forti da battere. Quindi anche da questo punto di vista è come se determinati problemi non ciclicamente ritornano, quindi non se ne sono mai andati. No, ma alla fine, Matteo, parlano i numeri, cioè con Grassadonia si doveva cercare di migliorare, perché Auteri se n'era andato via, perché con una squadra che già conosceva stava facendo male, queste erano le motivazioni dette da Noto. Grassadonia non ha migliorato assolutamente niente a livello di numeri, cioè se Grassadonia ipoteticamente a gennaio batte il Bisceglie, fa 16 punti in 10 pareti proprio come Auteri, con la differenza che però ha fatto 6 pareti su 10 in casa.
Esatto, anche questo da sottolineare, la pareggita, no? Che un po' ha iniziato a affliggere il Catanzaro, che è scivolato da meno 7 a meno 20, 21, 22, ho perso anche lì ormai il conto. Catanzaro che pareggia a Vibo per 0-0, anche lì. Gara che secondo me dice veramente tutto del Catanzaro, perché il Catanzaro gioca quasi tutta la partita, credo 80-70 minuti in superiorità numerica, non riesce mai ad impanzierire la porta difesa da un ex che è Mengoni. Nel finale trova però il gol con Giannone, no? Che la tocca forse un po' troppo piano, mettiamola così. Però anche lì Nicastro, no? Che al posto di lasciarla andare, lo so, è successo, però insomma il racconto di questo 2019 l'abbiamo anticipato, no? Nel corso della puntata. È un 2019 che dice male, malissimo per i colori giallorossi. Se stiamo però analizzando il percorso e se stiamo dando i numeri anche grazie al nostro Ferdinando Capicotto, è anche per mettere in evidenza come in realtà ci siano poi, no, i numeri raccontino quali sono i problemi e insomma alla fine tutto si riduce a una questione di volontà. Presa coscienza di quelli che sono i numeri di questo Catanzaro e presa coscienza anche di quelle che sono le problematiche, La speranza del 2020, l'obiettivo che insomma noi ci poniamo da cronisti, ma perché no anche da persone che seguono da vicino da anni ormai le sorti del Catanzaro, e sperare che questo trend venga finalmente invertito, perché siamo un po' anche seccati, direi, no, di raccontare queste cose ciclicamente, si ripetono sempre uguali, ma la colpa deve essere sempre di qualcuno diverso, perché certo, poi certo. Insomma, dalla transizione di Maglione, D'Oronzo, iniziata 3 anni fa, prosegue, no, questa situazione. Però arriva Grassadonia, che prima della gara col Picerno se la prende con l'ambiente, con tutti, con la stampa. Faccio fatica a capire questa negatività attorno al Catanzaro, mi rendo conto che questa è una piazza con propositi diversi, ma bisogna capire la realtà. Io non rimprovero nulla alla mia squadra. Per vincere occorre programmare partendo dalle strutture. A un certo punto inizia proprio a bastonare a destra e a sinistra. Questa squadra andrebbe aiutata, la società supportata. Non vedo la volontà di accompagnare il Catanzaro. Bisognerebbe remare dalla stessa parte. Ci sono 6 mesi da giocare con campionato e Coppa Italia che aprirebbero scenari interessanti. La squadra non è contenta. Sappiamo che dobbiamo e possiamo fare di più. Questa negatività i ragazzi la subiscono. Poi si va in campo col Picerno. Succede di tutto. Martinelli imita la Sacco, per parlare di calcio femminile, che aveva deciso il match nel recupero con un tiro da fuori. Martinelli tira questa bomba all'incrocio dei pali, bellissima, lo dobbiamo dire, l'esplosione dei ragazzi, no? La tensione accumulata con Martinelli che era veramente scatenato, gran botta, ancora un difensore che deve fare gol, e questo è un altro dato che dobbiamo sottolineare. Vittoria che diciamo riporta il Catanzaro al successo in campionato, ma la partita più importante è quella, no, che si gioca il mercoledì contro il Catania, ancora in casa, per una partita che vale l'accesso alle semifinali di Coppa. E che cosa accade? Accade con una partita bruttissima, sinceramente una partita dai mille sbadigli, che io fortunatamente ho seguito da casa e non mi sono preso il freddo del Ceravolo. Lo sappiamo. Anche per scaramanzia, perché non ero venuto nemmeno né con la Casertana né con il Monopoli, però succede che il Catania trova il gol vittoria, perché il Catania, a mio modo di vedere, ci ha creduto di più contro una squadra che ha fatto il primo tiro in porta al 79esimo con Giannone, nemmeno tiro in porta perché era una punizione così uscita così, e il Catania ci crede, il Catania va alle semifinali, si prende la rivincita di un mese prima, si prende la rivincita del match di fine gennaio della scorsa Coppa Italia, e Catanzaro che fallisce praticamente l'obiettivo. E mi è piaciuta una delle tue frasi durante la striscia video post Catanzaro-Catania: dopo 5 mesi praticamente il campionato della stagione del Catanzaro è finita. È finito, perché insomma o accade un miracolo, cioè che questa squadra incomincia d'improvviso così a
a trasformarsi, perché poi alla fine un girone è andato, quindi i numeri, i dati che adesso andiamo a leggere, no? Anche per far capire poi nel totale quante se ne è giocate, quante ne abbiamo vinte, come si è andato in casa e come si è andato in trasferta, sono numeri, appunto, come abbiamo detto all'inizio, che hanno visto un Catanzaro in caduta libera, no? Una caduta verticale. 46 partite giocate nel 2019, giusto Ferdinando? Sì, queste qua sono tutto il 2019. Tutto il 2019, ovviamente. 22 vittorie, il 48% quindi del totale, ben 15 sconfitte con 9 pareggi, 75 gol realizzati, una media di 1.63, 40 gol subiti, poco meno di, diciamo, di un gol a partita. In casa invece? In casa invece il Catanzaro ne ha fatte 25 con 18 vittorie e 5 sconfitte con 2 pareggi, 57 gol fatti e 15 gol subiti, quindi più di 2 gol a partita, meno di un gol a partita subito. Purtroppo c'è sempre da fare quella differenza famosa Auteri-Grassadonia, scorso campionato, questo campionato, perché i numeri poi cambiano, e su scatanzaro.net c'è proprio un articolo, se chi se lo vuole andare a leggere, molto dettagliato di tutti i numeri del girone d'andata del Catanzaro. Fuori casa invece, Matteo, solamente 4 vittorie in 21 partite, il 19%, con ben 10 sconfitte. Infatti questo è il dato clamoroso, no? Se vogliamo, cioè fuori casa su 21 partite ne hai perse 10, quindi veramente maluccio. 7 pareggi vuol dire che praticamente fuori casa non vinci mai, no. È inutile girarci attorno. Questo per quanto riguarda, fra l'altro, altri dati. Ci sono nel 2019 12 partite senza gol, senza realizzare neanche un gol. Il miglior marcatore di questo 2019 chi è? Fischnaller, non poteva che essere lui, con 15 gol. Diciamo che Durzi perde questa gara perché è stato ceduto ad agosto, a luglio-agosto, secondo Bianchimano, proprio con Durzi con 9 gol. Durzi che però si prende un piccolo primato, perché il miglior marcatore del Catanzaro in trasferta con 4 gol, proprio con Fischnaller, che invece vince la classifica per i marcatori in casa con 11 gol. E quindi questi sono dati, insomma, che abbiamo estrapolato grazie soprattutto al tuo lavoro, Ferdinando. Dobbiamo però, appunto, per chiudere, no, questo mese di dicembre, regalare ai tifosi la foto che diciamo ci ha dato più soddisfazioni, quello, diciamo, la cosa più bella di questo mese di dicembre. Come sempre sono loro, Francesco, con i loro colori, in ricordo anche, no, di una, lo abbiamo detto anche nella scorsa puntata di NetClub, ricordo di un anniversario comunque doloroso come quello della scomparsa, appunto, di Massimo Caprara. Sì, c'è questa tradizione, l'ultima dell'anno giocata in casa vede sempre la curva ovest colorarsi di giallo e rosso. La partita con il Picerno è quella in questione, quella della foto, lo scatto del nostro Cosimo Simonetta, una curva che però in quella circostanza e poi anche nella gara di Coppa, insomma, vuota, perché per le ragioni che ci dicevamo prima, nonostante, insomma, il tifoso catanzarese sia sempre presente con lo zoccolo duro, però è chiaro che i risultati non hanno aiutato, non stanno aiutando e probabilmente non aiuteranno il Catanzaro insomma ad avvicinarsi alla sua gente, tranne che non accada qualche rivoluzione, qualche miracolo, che a questo punto non so nemmeno se augurarlo al Catanzaro, insomma, se poi le rivoluzioni devono sempre tradursi, no, in sceneggiate, perché poi alla fine questo ci stiamo trovando a commentare e a vivere. Ci sono secondo me altre due notizie, che anzi, no, secondo me, vanno date altre due notizie per chiudere questo 2019, il racconto di questo 2019. Intanto ricordiamo, non si giocherà, per questo facciamo la puntata oggi, il campionato è finito con la gara giocata in casa, è di campionato e di coppa contro il Catania. Quella che si sarebbe dovuta invece giocare domani, la sfida di Teramo, si recupererà il 22 gennaio alle ore 18:30, è stato comunicato dalla Lega, quindi si giocherà a fine gennaio. C'è anche da dire che però in queste ore c'è un evento che poi ci ricollega a quella che è il racconto della nostra storia. L'abbiamo avuti ospiti e in questo momento c'è
si sta tenendo la mostra, no, delle maglie dei cimeli storici, proprio qua vicino a noi, fra l'altro, al Parco Commerciale Le Fontane. Luca Feroleto, Roberto Vasapolo, la mostra come una seconda pelle, insomma, ci sono queste maglie esposte al primo piano del centro commerciale. Ci sono già arrivati degli scatti anche da alcuni componenti della nostra redazione che sono andati lì, tanta gente incuriosita che si avvicina, guarda le maglie, vede un po', respira, no, un po' di storia, forse per allontanare il presente, che non è proprio dei più felici. Speriamo che, insomma, non resti confinata alle mostre sto benedetto racconto del Catanzaro. Sarebbe bella rinverdirla un po' questa storia, dai. Comunque complimenti, insomma, al lavoro che fanno due appassionati che, appunto, indipendentemente, no, in maniera indipendente, portano avanti questa bellissima iniziativa. Li riavremo anche con noi a Net Club nel 2020, che sta per iniziare questa puntata numero 40 della stagione di DB Radio, appena nata, termina qua. Net Club tornerà nel 2020. Prepareremo poi ovviamente tanti speciali in attesa che poi il campionato riparta, cioè il calcio mercato, è da capire, insomma, se questo silenzio stampa finirà, se ci sarà modo di iniziare l'anno in maniera diversa, con una marcia e un intento diverso. Noi vi ringraziamo per averci seguito anche oggi, per averci seguito da quando è iniziato questo progetto, da quando è iniziato Net Club. Un ringraziamento va a tutta la redazione di uscatanzaro.net, a tutta la redazione di DB Radio, a tutti i ragazzi che in queste 40 puntate hanno supportato me e Francesco per poter essere, insomma, con voi, in diretta con voi. Tutto questo non sarebbe possibile senza il lavoro di Arco in cabina di comando, che ringraziamo. Ringraziamento a te, Ferdinando. Grazie a te, Matteo, grazie a te, Francesco, per l'invito. E grazie a te invece per esserci stato e per darci sempre supporto con i tuoi numeri. Senza quelli, caro Ferdinando, sappi che molte puntate non avrebbero avuto il giusto supporto numerico. Sono molto contento di questo. Il nostro Cosimo Simonetta tornerà a seguire il Catanzaro nel 2020, come sempre grazie al suo lavoro, un lavoro prezioso che ci consente, appunto, di avere subito le dichiarazioni dei protagonisti, di poter anche attraverso immagini fotografiche raccontarvi anche quello che accade, visto anche da prospettive diverse. Net Club tornerà nel 2020 ancora con più entusiasmo, ancora con più voglia di parlare del Catanzaro, di sostenere questa squadra, e insomma l'augurio però per chiudere è di un sereno Natale. Divertitevi, fate i bravi e, come sempre, forza Catanzaro. Ciao, sempre Ciccio. Ciao Matteo. Net Club è solo su DB Radio. DB Radio, your social radio.